Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera, intanto rivolgo un benvenuto allora a tutti i nostri presidenti dei gruppi parlamentari, a tutte le autorità, a tutti i sindaci, a tutti i membri dell'ANCI. E ringrazio appunto l'ANCI per aver promosso questo convegno nel trentennale della legge 81 del 1993. Tale legge, introducendo tra l'altro il meccanismo dell'elezione diretta dei sindaci, ha garantito stabilità e governabilità alle amministrazioni comunali. La legge numero 81 ha inoltre contribuito ad avvicinare i cittadini alle istituzioni, rappresentando un passo in avanti verso quella democrazia matura, richiamata non a caso nel titolo stesso di questo incontro. Sembrava che con tale riforma anche in Italia potesse crearsi una democrazia dell'alternanza che superasse quella democrazia bloccata sui cui limiti avevano insistito studiosi del calibro di Giovanni Sartori e Angelo Panebianco. In quegli anni era tutto il sistema politico italiano che andava ridefinendosi, anche come conseguenza dei mutati aspetti politici internazionali successivi al 1989. In particolare la spinta maggioritaria si espresse anche con il referendum elettorale del 18 aprile 1993, che avrebbe poi portato il Parlamento ad approvare le leggi 4 agosto 1993, numero 276 e numero 277, con le quali veniva introdotto un sistema elettorale maggioritario corretto con una quota proporzionale. In questi 30 anni la legge 81 ha comunque conseguito alcuni degli obiettivi che il legislatore si era dato. In primo luogo stabilità e governabilità. Al di là di ciò, non è però mancato tra gli studiosi che ha evidenziato alcune criticità della legge, ad esempio quella secondo cui essa avrebbe favorito le leadership personali, sottraendo così potere ai partiti e alla loro attività di selezione della classe politica. In realtà, la crisi dei partiti ha forse cause molto più profonde, rintracciabili nei processi di individualizzazione messi in moto dalla globalizzazione, come intuì il grande sociologo tedesco Ulrich Beck. Queste e altre questioni saranno discusse nel convegno odierno. Gli interventi delle autorità politiche e istituzionali e il successivo dibattito, con quattro relatori già sindaci di grandi città, contribuirà sicuramente ad arricchire la riflessione con proposte migliorative. Vi ringrazio. Grazie Presidente, ora lascio la parola al Presidente Bassanini per un intervento di prospettiva e anche di farci ritornare a quell'epoca di cui è stato uno dei principali protagonisti. Grazie. Ringrazio innanzitutto l'ANCI per l'invito. Anch'io, come il Presidente Fontana, penso che il titolo sia particolarmente felice, il titolo di questo convegno, di questo dibattito, sia particolarmente felice, perché in effetti con la riforma della legge 81 si è dato l'avvio ad un processo di cambiamento della democrazia italiana in direzione di una democrazia matura. Sicuramente i primi effetti furono quelli che lo stesso Presidente Fontana ricordava poco fa. Avevamo amministrazioni comunali per lo più caratterizzate da una fortissima instabilità. Avevamo addirittura comuni dove i sindaci e le giunte cambiavano ogni trimestre, ogni semestre. In alcune parti d'Italia addirittura si pensava che l'obiettivo fondamentale di un consigliere comunale fosse mettere in crisi il sindaco e la giunta per fare il suo turno, per giocarsi le sue carte e fare il suo turno alla testa dell'amministrazione comunale.
e avevamo una scarsa legittimazione delle istituzioni a partire dal sindaco, perché in questa situazione i cittadini non si sentivano effettivamente rappresentati da sindaci che avessero, come dire, una forte legittimazione popolare. La riforma del 1993 ha cambiato radicalmente e i risultati si sono visti negli anni successivi, su questo vorrei soffermarmi come primo mio contributo, si sono visti nel senso che ne è nato una spinta ed un percorso di riforme che è partito innanzitutto dal successo della riforma dell'elezione diretta dei sindaci. Perché fin dai primi mesi o anni successivi nella politica italiana è entrato questo nuovo protagonista che erano i sindaci delle città, grandi, medie, ma anche piccole, che avevano un forte rapporto, avevano un forte consenso da parte dei loro concittadini, avevano dato molti tra loro il segnale di come le cose potevano cambiare anche in forza di questo, con la possibilità che la legge poi aveva introdotto dei sindaci di scegliere e revocare gli assessori, con la possibilità che fu rapidamente introdotta successivamente per effetto di una richiesta dei sindaci forti del loro consenso popolare di rimettere nelle mani dei sindaci, cioè di riportare all'autonomia locale anche la scelta dei vertici della struttura amministrativa del comune. Qui ci sono alcuni dei miei interlocutori di allora, proprio qui alla mia destra. Allora il sindaco era costretto a subire la scelta del capo dell'amministrazione comunale che veniva fatta dal prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, il quale dal suo studio al terzo piano del Viminale sceglieva i segretari generali da mandare in questo o in quel comune, senza nessuna possibilità per il sindaco, eletto finalmente dai cittadini, è chiamato a realizzare dal consenso popolare il suo programma, di intervenire nella scelta del vertice dell'amministrazione comunale. La riforma successiva fu quella appunto di rimettere nelle mani dei sindaci la scelta dei segretari generali e anche in alternativa di poter scegliere un direttore generale almeno per i comuni di non piccole dimensioni. Così come fu la pressione dei sindaci in quegli anni che avviò alcune riforme che poi sono rimaste a metà per ragioni che cui magari accennerò. Ma per esempio la riforma dell'abuso d'ufficio, che fu avviata nel 96 e fatta nel 97 e che comunque ridimensionò un istituto che rappresentava un vero ostacolo all'efficienza e all'esercizio legittimo della discrezionalità politico-amministrativa. Siamo rimasti a metà, però è stato avviato allora dall'iniziativa dei sindaci raccolta dal governo. L'altra cosa è la responsabilità per danno erariale per colpa lieve, una vera barbarie per colpa lieve. È vero che anche qui i magistrati della Corte dei Conti intervennero estendendo poi in via interpretativa i confini della colpa grave e così fu ridimensionata la portata di questa riforma. Però andava nel senso, è chiaro che adesso occorrerebbe limitarlo quantomeno al dolo, la responsabilità per danno erariale, no? Per proseguire su questa strada. Ma allora fu avviata questa riforma. Così come furono avviate, con un rapporto di interlocuzione molto stretto tra il governo e le principali amministrazioni comunali, indipendentemente dal loro colore politico, furono avviate tutte le riforme dell'amministrazione che furono approvate negli anni 97-98. La legge 59, la legge 127, le grandi semplificazioni. Il comune di Catania, vero Enzo Bianco, sperimentò per primo lo sportello unico per le attività produttive.
Il comune di Roma, che era guidato da Francesco Rutelli, mise sul tavolo del governo tutta una serie di semplificazioni che nascevano dall'esperienza sul campo delle amministrazioni comunali. La Regione Veneto fece altrettanto sul terreno invece delle competenze proprie delle regioni. Quindi fu una stagione, e la collaborazione con l'ANCI fu pure fondamentale e portò all'istituzione, per esempio, della Conferenza Unificata, che è di quegli anni. Quindi una serie di riforme che sono state messe in moto dall'elezione diretta dei sindaci in forza del successo di quella riforma e quindi del ruolo che i sindaci erano venuti rapidamente assumendo come credibili promotori di un processo di riforma che si estendeva a tutto l'ordinamento, nazionale. A questo punto si dirà, ma perché tutto questo poi alla fine non ha dato nel tempo quei risultati in termini di modernizzazione dell'amministrazione pubblica che allora avevamo sperato, avevamo ipotizzato? Le cause naturalmente sono molte, possiamo avere opinioni diverse a questo riguardo, io però non mi sottrarrei a un mio obbligo, a una mia responsabilità se non vi dicessi quelle che secondo me sono alcune delle cause principali, poi mi rendo conto che probabilmente non lo identifico tutto ed è una visione un po' soggettiva. Una di queste cause è stata la mancata realizzazione del cosiddetto federalismo fiscale, cioè a un sistema che era venuto già con la legge 59 e il decreto legislativo 112 del 1998, che era venuto fortemente potenziando l'autonomia regionale e locale, doveva corrispondere una riforma del sistema della finanza regionale e locale, ma più in generale della finanza pubblica nel suo complesso, perché inevitabilmente toccava anche il finanziamento delle funzioni che residuavano allo Stato, che fosse coerente con questo disegno e che quindi ricostruisse il rapporto di responsabilità e governo tra prelievo e spesa. Fu approvato, ed è la legge 42, sia pure con un certo ritardo, una legge che andava in questa direzione e che, da questo punto di vista dava attuazione in maniera sostanzialmente corretta all'articolo 119 della Costituzione. Ma questa legge è rimasta in buona parte, parlo della legge sul cosiddetto federalismo fiscale, che spesso viene citata col nome del suo primo proponente, che era il ministro Calderoli, ma è rimasta in buona parte inattuata. Oppure è stata attuata, con dei procedimenti a forfait, fatti all'ingrosso, senza effettivamente fare fino in fondo il lavoro di identificazione delle funzioni e dei compiti dei diversi livelli di governo, dei comuni, delle province, delle regioni e dello Stato, determinando attraverso la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni gli effettivi oneri, costi finanziari, fabbisogni, quindi determinando i fabbisogni standard attraverso costi standard e definizione dei livelli delle prestazioni, parametrati con la capacità fiscale dei territori, in modo da determinare e da tradurre poi in tributi propri e in partecipazione ai tributi erariali le risorse che spettavano a ciascuno e che ciascuna istituzione avrebbe potuto poi in qualche misura autogestire e quindi assumersi la responsabilità del rapporto tra spesa e prelievo. Questo è uno dei punti. Un secondo punto è che non è stato compiuta fino in fondo la riforma delle istituzioni dello Stato,
del governo dello Stato, perché in un sistema che puntava molto di più in direzione del modello federale, senza arrivare al modello federale, ma puntava molto di più sulla valorizzazione delle autonomie dei territori, locale e regionale, il compito del centro non è che viene meno, forse persino più importante e più delicato, ma deve essere ridisegnato completamente, non è più un compito di gestione diretta di servizi che sono stati ormai attribuiti alle istituzioni del territorio. Questo lavoro è rimasto a metà. Ricordo un esempio significativo, la trasformazione delle prefetture in uffici provinciali del governo, che avrebbe dovuto comportare l'aggregazione intorno al nuovo ufficio dei residui uffici dello Stato, che in molti casi erano stati, come dire, avevano ceduto buona parte o dovevano cedere buona parte delle loro funzioni alle regioni e agli enti locali, e quindi non avrebbero più potuto pensare di avere le stesse dimensioni e la stessa, per così dire, relativa autonomia che avevano precedentemente. Gli uffici provinciali del governo, come sapete, hanno incontrato negli anni successivi alla loro approvazione legislativa, che fu nel decreto 300 del 1998, una feroce opposizione da parte, diciamo, per semplificare, delle burocrazie dei ministeri, così avrebbero dovuto cedere competenze e poteri. E il risultato fu che a un certo punto è rimasto soltanto il nome dell'ufficio provinciale del governo accanto a quello di prefettura e qualche importante, ma sicuramente non paragonabile, potere di coordinamento del prefetto sugli altri uffici periferici. Ricordo che quando io ero allora parlamentare, capogruppo di un gruppo di opposizione, quando arrivò il decreto legislativo del governo che dava sepoltura all'ufficio provinciale del governo e si limitava appunto a identificare questi poteri di coordinamento dei prefetti, io feci un intervento dicendo non voglio prendermela con il ministro dell'interno, che era il mio compianto amico Bomo Maroni, perché in fondo se un becchino trova per strada un cadavere e gli dà un'orata sepoltura, come nel caso ha fatto con l'ufficio provinciale del governo, la colpa non è del becchino. Andiamo a vedere chi l'ha ammazzato, chi ha provocato il cadavere, ma non possiamo dare responsabilità a chi, appunto, come con questo decreto fa il ministro Maroni, gli sta dando onorata sepoltura. La stessa cosa, secondo me, vale per la mancata, noi abbiamo avuto varie stagioni nel quale si è cercato di ridefinire l'organizzazione istituzionale del centro, cioè dello Stato, in modo da dare più stabilità e più governabilità alle sue istituzioni. Le grandi riforme proposte in questo senso non hanno mai passato il vaglio del referendum popolare, quali che ne fossero le ragioni, tutti i tentativi sono rimasti sulla carta. E quindi, mentre dal lato degli enti locali e anche delle regioni in qualche misura la sfida di trovare forme di governo che dessero stabilità e governabilità era stata vinta, dal lato del centro invece questa sfida finora non è riuscita ad avere successo. Consentitemi di dire, a questo proposito, di lanciare però un avvertimento rivolto soprattutto a quelli che pensano che la soluzione sia semplicemente quella allora di trasferire il modello della legge 81 a livello nazionale. La questione è sicuramente più complessa. Quel modello ha funzionato, è stato pensato e ha funzionato bene per le amministrazioni locali. Funziona sostanzialmente, con alcuni adattamenti, anche per le amministrazioni regionali. Non è stato mai sperimentato al mondo, salvo che per pochi anni in Israele,
per l'amministrazione di uno Stato, e anche in Israele non ha avuto successo. E questo per una ragione abbastanza evidente, perché pensare a un sistema di elezione basato sulla scelta del capo dell'esecutivo, a cui accede la garanzia, salvo marginali eccezioni, di avere la maggioranza nell'assemblea elettiva, è cosa che funziona molto bene dove i compiti e le funzioni sono soprattutto amministrative e l'attività normativa è la regolazione dell'attività amministrativa. Ma dove, come a livello dello Stato, i compiti dell'assemblea legislativa sono sì anche quelli, ma in primo luogo quello di dettare le norme che regolano l'esercizio dei diritti dei cittadini, le garanzie dei diritti dei cittadini, i rapporti tra i cittadini e le amministrazioni, gli stessi limiti dei poteri di chi governa, compresi appunto i sindaci e le amministrazioni regionali. Allora l'idea di collegare l'elezione del capo del governo con l'elezione della maggioranza parlamentare rischia di portare verso soluzioni che non rispettano i principi di garanzia dei diritti e delle libertà e di divisione dei poteri che sono propri degli ordinamenti democratici. Per questo i modelli di rafforzamento dell'esecutivo, della stabilità e della governabilità sperimentati nel mondo, il presidenzialismo di cui abbiamo un modello per esempio negli Stati Uniti, il semipresidenzialismo di cui abbiamo un modello più o meno funzionante diremmo oggi in Francia, il cancellierato o il premierato di cui abbiamo modelli in Germania, in UK eccetera, non seguono lo schema della legge 81, ma usano altri strumenti per garantire stabilità e governabilità. Infine, l'ultimo punto, c'è un'altra ragione su cui occorrerebbe riflettere. Lo dico perché so che è uno dei temi che i sindaci hanno recentemente sollevato anche nei rapporti con il governo. Io non sono convinto che il limite dei mandati, il limite a due mandati, abbia giocato un ruolo positivo rispetto alla possibilità di far crescere il processo di riforme. Perché? Perché il primo mandato è un mandato nel quale, per forza, nei primi anni il sindaco deve, come dire, prendere conoscenza, scegliere i suoi collaboratori, cambiare i vertici di alcune amministrazioni, come dire, impostare il suo lavoro. Nel secondo mandato, quando ha l'esperienza alle spalle e potrebbe realizzare più, si trova quasi ad essere quasi un'anatra zoppa, perché tutti sanno che non potrà essere rieletto e che quindi non funzionerà neanche il rapporto di responsabilità verso gli elettori che si misura nel momento in cui uno si ripresenta al voto degli elettori e a quel punto può essere confermato o non confermato a seconda del giudizio che gli elettori danno dei risultati del suo lavoro. Quindi da questo punto di vista io credo che una riflessione io naturalmente tutti sappiamo quali sono le ragioni che hanno spinto a mettere un limite ai mandati, ma non a caso questo limite non è stato messo a livello di governo nazionale e non è stato messo a livello di elezioni parlamentari. Dove è stato messo, ho davanti un caso molto significativo che è quello del Messico, ormai da decenni si riempiono le biblioteche con gli effetti perversi che il limite del mandato rischia di ha in effetti prodotto nel sistema messicano. E quindi io penso che anche questo possa, noi abbiamo avuto alcune generazioni di sindaci che erano in grado, come fecero benissimo all'inizio i primi eletti dopo la legge 81, che erano in grado, proseguendo il loro lavoro, di produrre una spinta per la riforma complessiva, la modernizzazione complessiva del nostro ordinamento, ma che poi sono stati costretti molto rapidamente, proprio quando avevano
più esperienza e più capacità di incidere anche al di là dei confini della loro città, sono stati costretti a cambiare mestiere. È sempre una buona cosa, ma è bene che lo si faccia, perché sono i cittadini che decidono che è ora di cambiare il loro governo, e non invece perché lo impone una regola la cui rigidità rischia di avere effetti non positivi. Grazie. Grazie Enzo. E ora ascoltiamo l'intervento del Presidente dell'ANCI. Grazie Presidente Fontana per l'accoglienza, per il suo discorso. Grazie anche agli onorevoli deputati per aver accettato l'invito dell'ANCI e delle colleghe e dei colleghi sindaci, molti dei quali sono presenti qui oggi per partecipare a questo incontro che per noi ha il valore di una grande attualità, sia istituzionale che politica, anche se, come avete visto nei primi interventi, prende poi le mosse dall'anniversario di un evento storico, no? Un evento del passato. Io credo che si possa parlare di evento storico in ogni senso, perché sono d'accordo con quanto ha detto Franco Bassanini, che ringrazio per la sua presenza. L'approvazione della legge 81 nel sistema di elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali ha segnato veramente un passaggio di epoca. Un passaggio d'epoca su due livelli, perché allo stesso tempo, mentre si poneva come spartiacque tra due lunghe stagioni della vita politica italiana, quel sistema, il sistema elettorale nuovo, era anche destinato a cambiare concretamente e in profondità, e in meglio, noi crediamo anche, il modo di amministrare le città, il rapporto tra i cittadini e il governo locale, e in definitiva ha contribuito alla qualità della democrazia italiana in un suo snodo fondamentale, che è proprio quello più vicino all'esperienza quotidiana delle persone. La prima applicazione del nuovo sistema, credo che ce la ricordiamo tutti, fu vissuta dagli italiani come una sorta di ventata di aria fresca che tendeva a togliere la polvere, a spazzare via la polvere che era stata accumulata negli anni da quella che all'epoca si chiamava, con un termine che in quel periodo andava molto di moda, partitocrazia, no? E ricordiamo i primi faccia a faccia televisivi che rompevano lo stile delle tribune elettorali tradizionali, perché i rappresentanti dell'epoca, i protagonisti, dovevano proporsi in prima persona, con la dimensione umana del sindaco candidato. Per la prima volta quella dimensione umana diventava elemento di giudizio e di consenso rispetto ai cittadini. Fini contro Rutelli, Bassolino contro Mussolini, Castellani contro Novelli, Formentini contro Dalla Chiesa, Enzo Bianco contro Claudio Fava. Abbiamo assistito in quegli anni alla prima rivoluzione della comunicazione, che poi sarebbe diventata la normalità nella Seconda Repubblica, attraverso quei confronti con i primi candidati sindaci che si fronteggiavano personalmente in nome e per conto delle rispettive coalizioni. Non stava cambiando soltanto il sistema elettorale, cambiava proprio la relazione tra il candidato e l'elettore, tra la politica e i cittadini. Si dava infatti la possibilità di identificare immediatamente una proposta politica con il carattere, la biografia e, se mi permettete, anche il volto di una donna o di un uomo, e questa nuova dimensione apparve subito come una novità positiva destinata a durare fino ai giorni d'oggi, come accade ancora oggi. Il messaggio era chiaro e diretto per i cittadini: l'operato e il mandato di fiducia veniva spostato dal partito, che veniva individuato come un gruppo di singoli, di soggetti che gestivano il potere in maniera accessibile ai pochi, al sindaco, che aveva un nome, un cognome, un volto e una sua proposta politica. Questo scenario, che oggi sembra la normalità, lo dobbiamo però inserire nel contesto politico ed elettorale di quel periodo di 30 anni fa, che era un contesto fortemente compromesso. Gli eventi, le rivelazioni, le inchieste di quegli anni avevano messo a dura prova la tenuta del panorama politico, rendendolo
possibile e allo stesso tempo imprevedibile qualunque tipologia di risposta. In questo scenario che nuove figure politiche si sono potute affermare anche senza appartenere alle grandi famiglie politiche tradizionali, grazie a un sistema che rendeva meno stringente la presa dei partiti. Penso a Francesco Rutelli, no? Che saluto, ringrazio per essere venuto qui oggi, non apparteneva a una famiglia, diciamo, tradizionale, a un partito tradizionale, eppure riuscì ad imporsi come sindaco di Roma. Del resto, quel turno elettorale del 93 non inaugurò soltanto un nuovo sistema di voto, ma proprio nuovi format di comunicazione, un nuovo rapporto tra l'eletto e l'elettore, aspetti che potremmo definire di sistema. Fece molto di più, è per questo che questo sistema elettorale poi è passato alla storia, perché fu proprio intorno all'elezione dei primi sindaci scelti direttamente che si aprì la stagione politica che poi ha segnato la vita del Paese in questi 30 anni, quella del maggioritario e dell'alternanza nella forma particolare che poi ha assunto nel nostro Paese. Parlando di un leader che non è dalla mia parte politica, ma è stato sicuramente tra i simboli dell'epoca del maggioritario, ricordiamo il primo atto politico di Silvio Berlusconi, il primo atto politico esplicito, lo ricordiamo tutti, anticipava di poche settimane la sua famosa discesa in campo. Quale fu l'atto politico esplicito? Il pronunciamento a favore di un candidato sindaco, Gianfranco Fini a Roma. Si può dire, ma è stato scritto più volte quello che sto dicendo io, che fu proprio da quel momento, da quel turno elettorale, da quella dichiarazione di voto, che poi la storia politica italiana ha preso la forma che oggi tutti conosciamo e che noi abbiamo vissuto. Tante cose da allora sono cambiate, secondo noi sono sindaci, sono cambiate in meglio, almeno per quello che riguarda l'amministrazione dei nostri comuni. Se guardiamo ai dati impressionanti e preoccupanti della partecipazione al voto nelle ultime elezioni e ripensiamo alle affluenze incredibili che si fecero registrare alla prima prova della legge sui sindaci, ci accorgiamo che è cambiato qualcosa anche in negativo invece. All'epoca, nel 93, ci fu una media dell'80% di partecipazione da parte dei cittadini e nel secondo turno invece la media non scese da nessuna parte al ballottaggio sotto il 60%, con un risultato straordinario. Al secondo turno di Roma, era il 6 dicembre del 93, lo ricordo il 6 dicembre perché è la data del santo patrono della mia città, dove andarono a votare il 79,9%. Sant'Ambrogio e San Nicola, cioè, per te è Sant'Ambrogio. Me lo rimprovera sempre, perché il 6 dicembre abbiamo inaugurato il Teatro Petruzzelli, lui era il ministro che all'epoca aveva finanziato la ricostruzione, non l'abbiamo mai invitato e continuo ancora oggi a rimproverarmelo e a pizzicarmi su questa questione. Dicevo che il 79,9% degli aventi diritto andò al secondo turno, superando addirittura la percentuale di quelli che erano andati a votare al primo turno. Sono cambiate tante cose dal 93 e negli anni che sono seguiti, tranne una, per fortuna, l'elezione diretta dei sindaci. La legge elettorale del 93 è la più longeva di quelle che gli italiani hanno conosciuto e la più resistente anche quando sono mutate le stagioni politiche e sono cambiati anche i calcoli dal punto di vista politico. Per curiosità sono andato a rileggere gli atti della Camera che riportano il dibattito parlamentare di quei mesi, tra gennaio e marzo del 93. Cioè gli ultimi passaggi prima dell'approvazione definitiva della legge. Ci sono spunti, riflessioni che sono utili ancora oggi, sono utili anche per la stagione politica che stiamo attraversando, per la crisi di quel rapporto tra i rappresentanti e i rappresentati con la quale ci ritroviamo di nuovo a fare i conti. Di fronte alla crisi del sistema di allora, che era profondissima e gravissima, sotto anche la pressione del movimento referendario sulle leggi elettorali, tutto il quadro politico in quel momento vedeva nell'elezione diretta dei sindaci un passaggio indispensabile per cercare di recuperare almeno un po' la fiducia dei cittadini. A cominciare dal presidente del Consiglio dell'epoca, lo ricorderemo tutti, Giuliano Amato aveva inserito nel suo discorso di insediamento di quel governo difficilissimo, inserì proprio l'elezione diretta dei sindaci tra le condizioni per le quali aveva richiesto il voto di fiducia. E nonostante fossero tutti d'accordo sull'urgenza di cambiare il sistema, l'iter di quella riforma comunque non fu facile. Oggi, alla luce dell'esperienza di questi 30 anni, possiamo dire che il Parlamento nel 93 riuscì ad individuare un sistema che si è dimostrato equilibrato, efficace,
si era prefissato proprio questo, è in grado di garantire nelle nostre città sia la governabilità sia l'alternanza, che sono due fattori cruciali per la buona amministrazione. I dati, io ogni tanto mi ricordo che facevo l'ingegnere fino a qualche anno fa, sono abituato a ragionare coi numeri e qualche numero lo voglio ricordare. Nel 30 anni prima del, nell'arco diciamo dei 30 anni precedenti a 1993, vi leggo il numero dei sindaci che sono cambiati. A Roma 13 sindaci più alcuni commissari, a Napoli 15 sindaci, a Catania 21. A Catania invece dal 93 ad oggi, in questi 30 anni, ne sono cambiati soltanto 4. Nella mia città, nella città di Bari, in 5 anni precedenti al 1993, ne sono cambiati 6. Dal 93 ad oggi i sindaci che sono cambiati nella mia città sono soltanto 3. Quindi capiamo bene che avere 3 sindaci ha dato la possibilità a quei sindaci, compreso me, di poter programmare e di poter progettare attività, opere pubbliche. Ci vogliono 7 anni, solo se ce l'hai già il progetto, solo per mandarlo in gara e realizzarlo con la burocrazia di oggi, ci vogliono 7 anni per realizzare un'opera pubblica. È chiaro che con una legge che ha dato stabilità ai comuni abbiamo avuto la possibilità di programmare e di progettare, cosa che non accadeva nel passato, perché l'ha ricordato prima Bassanini, no? Ma lo racconta anche Enzo Bianco. Enzo è riuscito a essere sindaco col primo sistema e sindaco col sistema elettorale. Io, se fossi nel primo sistema elettorale oggi, non dovrei preoccuparmi di stare qua a parlare con i miei colleghi e colleghe sindaci, dovrei stare a pensare che stanno facendo i consiglieri comunali che magari domani mattina cambiano il sindaco, ma magari mentre sto facendo un sopralluogo o sta rappresentando la mia città un dibattito internazionale. All'epoca cambiava il sindaco di notte, dovevi stare attento non a dare conto ai tuoi concittadini, dovevi stare attento a che i consiglieri comunali non cambiassero la maggioranza di notte, o mantenevano la maggioranza e cambiavano il sindaco. Per fare un paragone tra i sindaci, farò soltanto un paragone, e il sistema elettorale nazionale, nell'arco di 9 legislature, nei 30 anni, dal 93 a oggi, a Palazzo Chigi sono cambiati 19 presidenti del Consiglio, una durata media di un anno e mezzo. Cioè da noi un presidente del Consiglio dura in media un anno e mezzo. I sindaci in questi 30 anni sono cambiati 4, 5, pochissimi casi sono cambiati 6 volte e comunque hanno avuto sempre, diciamo, hanno quasi tutti concluso il loro mandato, il mandato che gli era stato assegnato nelle urne dai cittadini. Ecco, gli italiani hanno potuto sperimentare qualcosa che fino a quel momento, fino al 1993, nella politica italiana era sconosciuto: la stabilità. I governi locali avevano una durata normale, ordinaria, e quindi da un lato c'è stata la possibilità per gli amministratori di programmare secondo scadenze che non sono immediate, come magari accade nella politica nazionale, dall'altro lato gli elettori hanno avuto il tempo e la possibilità di valutare le effettive capacità di chi li governa, l'operato, la credibilità e la risposta nei fatti di quel mandato fiduciario che hanno consegnato loro nell'urna. Eppure, come capita anche nei meccanismi più efficienti, arriva il momento di fare un tagliando. Noi siamo sicuri che quel momento è arrivato rispetto alla legge 81, è arrivato da tempo, lo scriveva 10 anni fa, nel 2012, un osservatore attento come Diamanti, diceva: i sindaci hanno rivendicato e ottenuto competenze e responsabilità, ma dispongono di risorse scarse e mezzi inadeguati. Sono come degli ammortizzatori del dissenso, cioè devono riscuotere tasse impopolari e però devono ricucire il rapporto con la società per conto terzi, con l'esito di vedersi delegittimati dallo Stato e dai cittadini. Noi non vogliamo essere delegittimati, soprattutto non vogliamo essere delegittimati dai nostri concittadini, vogliamo continuare a renderci utili come ricucitori e anche garanti di quel rapporto di fiducia e di consenso politico proficuo, trasparente tra i cittadini e lo Stato, attraverso gli amministratori locali. Per questo insistiamo, sulla base dell'esperienza che abbiamo maturato in questi anni, sulla possibilità di intervenire per modificare alcuni aspetti normativi che interessano il ruolo dei sindaci. Sono tanti, dalla responsabilità, lo ha spiegato prima Franco Bassanini, rispetto all'abuso d'ufficio che è stato modificato più volte, ma ancora oggi non c'è una delimitazione precisa delle competenze. Noi non chiediamo di abolirlo, chiediamo di delimitare un confine, perché altrimenti rischi ogni volta che firmi. C'è il tema della incandidabilità dei sindaci, sono gli unici che non si possono candidare in Parlamento.
alla fine del mandato da sindaco per 2 anni non puoi svolgere nessuna attività nel tuo comune o nei comuni con i quali hai avuto delle relazioni, come se un sindaco avesse la lebbra. Ma c'è un altro tema che stiamo sottolineando soprattutto in questi giorni, è stato richiamato anche da Bassanini, e che è il vulnus originario della legge con il limite dei 2 mandati, che è una limitazione per legge al diritto costituzionale di elettorato passivo, che non esiste in nessun altro paese europeo, tranne uno che non mi ricordo qual è, se è il Portogallo, che ce ne ha 3, ma negli altri paesi europei non c'è, e non esiste per altre cariche elettive, a partire dai parlamentari, e non esiste per nessun livello di governo, esiste solo per i sindaci. Il limite dei 2 mandati però si spiega in maniera retrospettiva con quelle paure di cui ho parlato all'inizio, no? Nel 93 spinsero quelle paure a trovare una mediazione parlamentare con i partiti che col nuovo sistema temevano delle derive presidenzialistiche, addirittura l'instaurarsi di dittature nelle città, cosa che ovviamente non è mai accaduta. E questa stessa paura addirittura spinse all'inizio il legislatore a limitare a 4 anni gli anni dei mandati. Poi fu posto rimedio a quella norma portandola a 5 anni, ma è rimasto il limite dei 2 mandati. Limitare a 2 mandati l'impegno di un sindaco significa limitare la possibilità di un'amministrazione di programmare, come dicevo prima, di progettare, di mettere in cantiere e realizzare interventi sulle città. 7 anni ci vogliono, l'ho ricordato, che richiedono molto tempo, soprattutto con la burocrazia che stiamo modificando per il PNRR, non per le altre opere pubbliche, per le altre attività. Noi crediamo che questo vincolo sia anacronistico, perché rispetto alla situazione, alle paure del 93, nel frattempo tantissimi aspetti del sistema sono cambiati, sono stati introdotti sistemi che impedirebbero eccessi o abusi di potere possibili. Pensiamo al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione, lo sa bene Bassanini, oggi interdette agli organi elettivi, al regime di conflitto di interessi che riguarda sia gli amministratori locali sia i funzionari, la disciplina di inconferibilità e incompatibilità delle cariche e degli incarichi, che ha riflessi diretti anche sull'eventuale esercizio della carica di sindaco a fini elettorali, che per noi sindaci è aggiuntiva rispetto a quella generale in materia di incandidabilità e ineleggibilità degli amministratori locali. Nel corso di questi anni i margini di azione degli amministratori sono stati rigorosamente limitati e vigilati, tanto che la paura del tiranno in città, secondo molti commentatori, non solo non c'è più, ma siamo alla situazione opposta, che è quella della paura della firma che rischia di paralizzare la vita amministrativa di una comunità. Una situazione paradossale che per fortuna non si verifica quasi mai, ma è sotto gli occhi di tutti i limiti di questa situazione che ormai da tempo chiediamo di risolvere. E mentre si battono i sindaci, come è loro dovere, per risolvere i problemi di ogni giorno, i sindaci stessi devono essere impegnati a tenere viva quell'ispirazione originaria che li ha spinti a scegliere questo impegno, che è quello di cambiare la propria città e di cambiare in meglio le condizioni di vita dei propri concittadini. Anche perché sappiamo che quando ci presentiamo al giudizio degli elettori non ci sono paracaduti, non ci sono listini e non ci sono santi in paradiso a cui votarsi. Abbiamo solo la forza della parola data e dell'impegno mantenuto. E siccome il rapporto di fiducia che si instaura quando i cittadini ti scelgono è una delega forte, densa di significato e densa di aspettative, crediamo siano loro i cittadini a doverne decretare eventualmente la fine, nello stesso momento in cui ci giudicheranno non più adatti a proseguire l'attività di sindaco. E il fatto che apprendiamo purtroppo di blitz parlamentari con l'obiettivo di rimettere mano a sistemi elettorali senza nemmeno aver richiesto il nostro parere, noi crediamo sia un fatto allarmante su cui auspichiamo si abbiano i dovuti ripensamenti e si cerchi un confronto. Poi è il Parlamento che legittimamente decide, però credo che legittimamente i sindaci, gli amministratori locali debbano chiedere al Parlamento un'interlocuzione, soprattutto se si modificano sistemi elettorali che riguardano la vita degli enti locali e quindi la vita dei sindaci e degli amministratori locali. Un confronto comune e scevro da qualsiasi dietrologia, anzi
utilizzerò questa occasione per ricordare che proprio qualche giorno fa il Comitato Direttivo dell'ANCI ha approvato all'unanimità un ordine del giorno col quale torniamo a chiedere sia al Governo sia al Parlamento di valutare appunto l'abolizione del limite dei 2 mandati per tutti i comuni, anche per porre fine a quella specie di spezzatino istituzionale per cui a seconda della dimensione del comune cambiano anche le regole per eleggere il suo sindaco. Noi siamo convinti che il sistema ha funzionato bene, va difeso da ogni tentativo di stravolgerlo e se possibile dobbiamo lavorare insieme per poterlo migliorare. Invitiamo con grande rispetto il Parlamento, ed è importante farlo proprio qui, da questa sala storica della Camera dei Deputati, invitiamo il Parlamento a guardare con attenzione a quella che è stata l'esperienza dei sindaci, a quella che è stata l'esperienza del sistema dell'elezione diretta. Noi pensiamo che nel 1993, seppur il sistema politico fosse in grave difficoltà, ha avuto il coraggio di fare un passo indietro per far fare un passo avanti a tutto il Paese. Non ci ritroviamo, per fortuna, in una situazione complicata come quella del 1993, c'è però un tema di credibilità della politica, dei politici e delle istituzioni. Ancora una volta noi siamo qui a chiedere al Paese di avere fiducia nei sindaci, nella loro esperienza, non sulla parola, ma verificando ciò che è accaduto in questi 30 anni nelle città, nei comuni e nell'Italia tutta. Lunga vita ai sindaci d'Italia e buon lavoro a tutti noi. Grazie, ora ascoltiamo gli interventi del legislatore, appunto dei presidenti dei gruppi parlamentari. Iniziamo con Maurizio Lupi, presidente del gruppo parlamentare Noi Moderati. Grazie. Beh, intanto buon pomeriggio a tutti e ringrazio per averci invitato. È un momento importante. A distanza di 30 anni, anche per fare, come è stato giustamente detto, alcune riflessioni che riguardano certamente la vita dei sindaci e dei nostri comuni con le novità che ha introdotto quella legge storica. Io ricordo, come ricordo personale, che fui il primo a candidarmi nel 1993 a Milano in quello storico confronto dalla Chiesa Formentini. Ricordo anche quel risultato che introdusse per la prima volta, quindi c'era ancora la Democrazia Cristiana, fu l'ultima volta in cui si candidò la Democrazia Cristiana, quel periodo storico a Milano difficile, ma una legge che ridiete addirittura forza e innovazione. Venivamo da un proporzionale che aveva stabilizzato e garantito la Prima Repubblica, quella fu la prima volta in cui si fecero i tentativi di un maggioritario, di coalizioni, ma addirittura quella legge funzionò a tal punto che a Milano, lo ricordo ancora, io fui eletto come giovane consigliere comunale dell'opposizione, ma vinse la Lega con affermando un monocolore, cioè era la prima volta in cui 36 consiglieri comunali erano tutti di un unico partito. Però io credo le due considerazioni che faccio sono queste. La prima, certamente è stata un'innovazione importante, fondamentale, ha ridato in un momento difficile storico passione e coinvolgimento agli elettori che si stavano allontanando dalla politica e dalle istituzioni, ha rimesso al centro i sindaci, c'è qui Letizia con cui poi abbiamo fatto 5 anni di mandato, il sindaco è l'istituzione più vicina ai cittadini, è quella che incontra ogni giorno i problemi e deve avere la possibilità di poter decidere, di poter dare risposte concrete. E allora si è visto come la legge elettorale non è stato tanto lo strumento per una stabilizzazione politica, ma innanzitutto è stato lo strumento per affermare che il sindaco, nella sua coalizione politica, ma aveva il potere e la possibilità di dare risposte concrete. Perché questo è il tema. E secondo me oggi è il tema dell'attualità, che se noi non riflettiamo non abbiamo capito nulla. O la democrazia è decidente, cioè la democrazia è quello strumento che valorizza le diversità nel nostro Paese, ma che permette alla politica e alle istituzioni di dare una risposta immediata, o rischiamo di mettere a repentaglio la democrazia. La forza di quella legge, c'è qui Bassanini, fu esattamente aver percepito questo, che dovevamo ritornare a dare una novità che permettesse di far percepire all'elettore che eleggeva un,
una persona che però poi gli rispondeva, che poteva controllare, che dopo quattro, io fui il primo mandato 4 anni o 5 anni, magari lo mandava a casa perché non funzionavano le cose. E anche il rapporto tra politica, la coalizione che si formava e il sindaco, iniziava ad avere un rapporto diverso. Quindi il tema di grande attualità nel 93 come oggi, è vero che allora erano momenti storici drammatici, Tangentopoli, la fine della Prima Repubblica, ma il tema di allora è attuale come oggi. Perché attenzione, lo dico anche alle discussioni che ci sono in Parlamento, se noi non comprendiamo che alle ultime elezioni regionali hanno votato meno del 50%, in Lombardia non era mai successo, 43-44%, in Emilia Romagna un sindaco fu eletto addirittura con un presidente di regione col 31, c'è qui Matteo Richetti. Ma i ballottaggi oggi, da anni, al ballottaggio una legge che funziona vede sempre l'elezione di un sindaco con meno della maggioranza del 50% degli elettori che vanno a votare a scegliere. Allora, questa è una riflessione che dobbiamo fare proprio per dare più potere ai cittadini in una democrazia decidente, ma più potere anche ai sindaci che vengono eletti, che troppe volte non rischiano di non essere autorevoli o di essere diminuiti nella loro possibilità perché è andato a votare il 30-40%. Questo, rispetto al 93, è la sfida che il Parlamento ha davanti. Ce l'ha per i sindaci, quindi io aggiungerei il tema del terzo mandato, le questioni che avete posto, ma attenzione, una discussione del modello Sicilia non è un problema di una maggioranza con un'altra che dice, modello Sicilia vuol dire che se tu prendi al primo turno più del 40% non vai al ballottaggio, non è un problema di un'imposizione di una coalizione rispetto all'altra, perché qualunque legge elettorale nella storia, ho concluso, ha dimostrato che chi fa quella legge elettorale per vincere poi non vince. Perché è sempre così, ma è un problema di aiutarci a comprendere come dare autorevolezza a chi rappresenta la democrazia, in questo caso i sindaci, ma altrettanto il problema diventa sul livello nazionale. Il rapporto di cui discutiamo tra di noi, di necessarie riforme tra esecutivo, non è un caso che continuiamo, qualunque maggioranza esiste, qualunque numeri esistano in questo Parlamento, e io sono profondamente legato alla democrazia parlamentare, non è un caso che tutti i governi, anche se hanno 90% di maggioranza, poi usano lo strumento del decreto. Qual è la ragione per cui usi lo strumento del decreto? Solo perché hai paura del confronto della democrazia parlamentare? No, perché vuoi dei tempi certi in cui quell'esecutivo vuole arrivare ad approvare e a dare risposte. Allora, questo mi sembra sia il tema. E come è stata anticipatrice, concludo, la legge del 93 Bassanini sui sindaci, secondo me oggi, se abbiamo il coraggio, anche ripartendo dai sindaci, ma complessivamente ripensando alla sfida che abbiamo davanti, di riappassionare i cittadini al valore delle istituzioni, dopo che per 10 anni non ci sarà stato Tangentopoli, ma c'è stato forse qualcosa di più di Tangentopoli, perché ha allontanato il valore delle nostre istituzioni, denigrandole ogni giorno. Allora, se noi riprendiamo insieme questa iniziativa, anche avendo il coraggio di innovare, come ebbe nel 93, Bassanini, forse abbiamo fatto un grande passo, non per la politica nel senso dello schieramento partitico, che ha un grande valore, ma per la politica con la P maiuscola, che è quello che questo Parlamento ha il dovere e l'onore di rappresentare. Grazie. Grazie, do la parola al Presidente Molinari, Presidente del Gruppo della Lega. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio l'ANCI per l'invito e gli spunti di riflessione sono veramente, veramente tanti. Io credo che la legge 81 abbia avuto un ruolo fondamentale su 3 aspetti, alcuni dei quali sono già stati toccati, su altri vorrei soffermarmi. Certamente, come ha sottolineato il Presidente De Caro, con quella riforma si è cambiato in maniera strutturale quello che è il sistema politico inteso come rapporto tra la popolazione e il vertice amministrativo, in questo caso del Comune. Si è passato da un sistema in cui ai cittadini veniva chiesto il voto su un programma politico e sui singoli partiti, a un voto dato a una persona che si faceva portavoce e in qualche modo doveva incarnare una sintesi di diverse sensibilità che riusciva ad aggregare e unire. E questo ha avuto un effetto che dal mio punto di vista è stato anche un volano nell'ingresso della Seconda Repubblica, anche perché quel sistema elettorale
ha portato poi per forza di cose i cittadini a ragionare in un sistema bipolare o comunque in un sistema di aggregazione di partiti, che è poi lo stesso modello che con le diverse leggi elettorali che si sono susseguite a livello nazionale abbiamo poi visto riproporsi per i livelli superiori, quindi per le elezioni regionali e anche per le elezioni parlamentari. Ma oltre a questo penso che ci sia un altro aspetto fondamentale, cioè il fatto che l'insieme di normative che sono state messe in campo in quel periodo hanno non solo dato figura alla centralità del sindaco, ma hanno anche dato maggiori poteri e maggiore autonomia all'ente comune in quanto tale, in una riorganizzazione della Repubblica dove i vari soggetti, dai comuni alle province, alle regioni, allo Stato, non vedevano più una gerarchia di enti, ma vedevano un sistema di sussidiarietà in cui i compiti venivano divisi e quindi in cui all'interno del sistema repubblicano ogni ente aveva pari dignità rispetto a un altro. E questa è stata una rivoluzione fondamentale che abbiamo avuto da questa legge, dalla legge 81, ma dall'insieme, dal combinato disposto di questo con le leggi Bassanini e con la riforma del titolo quinto della Costituzione, dove si è inserito questo principio e dove di fatto siamo ancora al lavoro per dare piena attuazione a quei principi. E infatti la proposta, insomma, sull'autonomia differenziata va in questa direzione, in quanto riteniamo che anche quell'aspetto, quel passaggio, cioè una maggiore autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria delle regioni, rientri in quel percorso che è stato avviato allora. Noi dobbiamo capire però se quelle che erano le intenzioni di fatto hanno poi nella pratica trovato pieno riscontro. E quindi a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che certamente questo sistema di norme ha dato maggiore potere ai sindaci, ha in qualche modo lavorato verso una maggiore autonomia degli enti territoriali. Pensiamo a, come è stato ricordato prima dal Presidente Bassanini, pensiamo alla fine dei controlli delle prefetture o alla soppressione dei Coreco, e quindi da questo punto di vista certamente le amministrazioni locali hanno avuto maggiore potere anche per poter dare risposte più celeri ai cittadini, che era il tema che sottoponeva prima il Presidente Lupi. Però molto spesso poi nella pratica quella che doveva essere, diciamo, l'obiettivo si è scontrato con una realtà che a volte è diversa. Cioè, se non abbiamo più avuto, diciamo, il controllo preventivo dei Coreco o un potere impositivo delle prefetture, molto spesso l'amministratore si è trovato limitato da quella che è la nuova burocrazia comunale, dove non è seguito a questa impostazione di maggior potere un pieno spoil system nella possibilità di scelta dei dirigenti. E allo stesso tempo, diciamo che questa situazione ha creato anche una condizione in cui, unito ai ragionamenti che abbiamo già fatto sull'abuso d'ufficio, quindi al fatto che sarebbe necessario rideterminare meglio questa norma, l'amministratore spesso non è neanche tutelato dal fatto che il dirigente che gli firma l'atto poi abbia piena responsabilità della legittimità di quell'atto. E quindi a fronte di ciò non so se il vaglio preventivo che c'era una volta con i Coreco sia alla fine qualcosa che era così sbagliato, perché da un certo punto di vista è vero che limitava il potere dell'amministrazione, ma dava anche una garanzia e soprattutto garantiva che lo scontro politico, in un modello in cui il sindaco ha pieni poteri di fatto e un'ampia maggioranza per portare avanti il suo programma, oggi vediamo che lo scontro politico tra maggioranza e opposizione molto spesso non ha una compensazione e si sposta nelle procure della Repubblica, e penso che questa non sia una buona cosa, ma penso che su questo dovremmo ragionare su un sistema, qualche compensazione che possa dare agli amministratori gli strumenti per fare bene, fare quello che vogliono e farlo in piena legalità quando vogliono agire in legalità. Questo è un tema, secondo me, su cui dovremmo sicuramente interrogarci, che è uno degli aspetti su cui nell'applicazione pratica di quei principi più che condivisibili e più che giusti che abbiamo esposto fino adesso ci siamo trovati a impattarci. Aggiungo sul tema dei mandati che ovviamente è in contraddizione il limite dei mandati rispetto a questa impostazione, perché è un'impostazione che vuole mettere al centro la figura del sindaco, creare un nuovo rapporto, un rapporto diretto tra amministratore ed elettori, e in qualche modo che vuole dare anche una stabilità a un sistema aggregando diverse formazioni politiche, posizioni politiche a sostegno di un programma, è avere il limite dei due mandati va in netta contraddizione con questo. Va in netta contraddizione con questo per le ragioni che già il Presidente De Caro ha spiegato. Chiunque abbia fatto amministrazione sa quanto tempo ci vuole a passare dall'idea al progetto, alla realizzazione di un qualcosa, e quindi molto spesso si rischia che poi un'amministrazione comunale non veda i frutti o non venga valutata sui frutti del suo lavoro, o un sindaco che ha fatto un certo tipo di lavoro e poi debba vedere altri magari inaugurare i progetti che ha messo in campo.
E ritengo che quindi per queste ragioni il superamento del limite di 2 mandati sia più che condivisibile. Infatti il nostro partito, il nostro gruppo parlamentare ha presentato proposte in questo senso per estendere a 3 mandati anche, diciamo, nei comuni medi, quindi nei comuni più popolosi. Io ritengo che si potrebbe fare anche un ragionamento, soprattutto per i comuni più piccoli, sul togliere proprio il limite dei mandati, anche perché l'esperienza vera ci dimostra che oggi trovare qualcuno che voglia impegnarsi a fare l'amministratore locale, soprattutto nelle realtà più piccole, è estremamente complesso. E quindi noi dovremmo ringraziare chi rischia la Corte dei Conti, la Procura della Repubblica e tutte le difficoltà che ci sono ad amministrare i comuni con le difficoltà finanziarie anche del momento. Chiunque si mette a disposizione penso appunto vada incentivato, aiutato, anche perché capita molto spesso che ci siano comuni commissariati per mancanza di candidati, per mancanza di persone che vogliono mettersi a disposizione quando magari chi stava amministrando sarebbe stato ben contento di farlo. E soprattutto perché questo sistema dell'elezione diretta garantisce comunque sempre un controllo democratico dell'operato delle amministrazioni. Col sistema dell'elezione diretta, se si amministra bene si viene eletti, se non si amministra bene si viene mandati a casa. E quindi il limite credo che abbia poco senso, soprattutto considerato che il limite non esiste per i parlamentari. E quindi, non esistendo per i parlamentari, non si capisce perché debba esistere per gli amministratori locali, considerato anche che in Europa l'unico paese è proprio il Portogallo, che ha 3 mandati, ma nessun altro paese europeo prevede un limite sul mandato dei sindaci. Quindi su questo il nostro gruppo parlamentare c'è. Chiudo davvero, visto che il sistema dell'elezione diretta, come stiamo dicendo, è un sistema che ha molti vantaggi e qualche correttivo da apportare, penso che dovremmo riportarlo anche a quel livello intermedio, che è quello delle province, dove ora viviamo una situazione di vulnus, tale per cui si è trasformata la provincia in un ente di secondo livello nell'ottica di una soppressione costituzionale che non è avvenuta, e siamo rimasti poi in questo limbo in cui l'ente provincia rimane, le funzioni rimangono, ma non c'è un controllo diretto e democratico da parte dei cittadini su quell'ente. Visto che giustamente la legge 81 funziona, ha funzionato bene e siamo qui a ragionare su come migliorarla, beh, penso che dovremmo riprendere lo stesso modello anche per l'elezione diretta dei presidenti della provincia, visto che il popolo italiano con un legittimo referendum ha deciso di non sopprimere quegli enti. Grazie. Grazie Presidente. Prego l'onorevole Ignassi per il Partito Democratico. Sì, buonasera a tutti. Ragionando dei temi di questo convegno, mi sono venute in mente le parole di un nostro grande italiano, senatore, giornalista, narratore, tra l'altro anche mio concittadino, Sergio Zavoli, che tempo fa, all'epoca addirittura dell'approvazione successiva di questa legge, ci ammoniva in questo modo, dicendo che spesso la politica ha autorizzato i cittadini a diffidarne. E davvero, come diceva il Presidente Antonio De Caro, il mio Presidente, posso dirlo, no? Per tanti anni, il nostro Presidente, la legge elettorale 93, come tra l'altro spesso accade per le cose che muovono, si sviluppano, si alimentano dal basso, ha segnato una svolta epocale rispetto a quella diffidenza che i cittadini provavano. Identificazione in volti, in programmi, in proposte, il rapporto diretto tra i cittadini e la politica. Ne ha in qualche modo ridato senso alla politica, quella straordinaria riforma. E ci permettiamo di lasciare un piccolo contributo alla riflessione, mettendo un po' magari i piedi nel piatto, perché da sindaci poi i sindaci sono abituati ad uscire da un convegno e a porsi delle domande rispetto al lavoro che devono fare all'indomani, anche rispetto alla programmazione, ce lo diceva Antonio De Caro, se per, come dire, un atto amministrativo la media è quella dalla progettazione all'esecuzione di 7 anni, è chiaro che i sindaci si aspettano da questo convegno anche alcune coordinate rispetto al lavoro che aspetta a loro e al Parlamento. Ecco, allora quello che vorremmo lasciare è questo piccolo contributo che si inserisce però in un quadro evolutivo che è quello sul quale e nel quale noi dobbiamo fare i conti. Il processo degli iter parlamentari, dei progetti di legge che sono in corso. Dobbiamo entrare nel merito, perché
C'è un tema di riforma, è stato toccato dal collega che mi ha preceduto, dal capogruppo della Lega, di riforma degli enti locali delle province e delle città metropolitane. C'è un tema di riforma sulla base del piano della legge ordinaria, ci sono 7 progetti di legge tra quelli da incardinare e quelli incardinati. Questi progetti di legge toccano, come dire, da un lato la sfera dell'elezione diretta della provincia, del Presidente del Consiglio provinciale, altri affrontano i temi delle città metropolitane, dell'elezione diretta dei sindaci metropolitani, dei consigli delle città metropolitane. Altri temi riguardano la proposta di riforma relativa ai comuni in cui si chiede di superare, ad esempio, il sistema a doppio turno per comuni sopra i 20.000 abitanti, abolendo la soglia, prevedendo la soglia per la quale si viene eletta con il 40%. E sono iter che sono in corso di discussione, quindi è bene, come dire, prendersi, se possibile, degli impegni anche a partire da questi convegni, di come la discussione, gli elogi, l'evocazione del ruolo dei sindaci, gli elogi, come dire, del loro operato stanno dentro però un processo di riforma che li riguarda, perché i livelli programmatori di città metropolitane, le programmazioni ad esempio in senso urbanistico delle province coinvolgono la pianificazione e gli atti dei comuni, si intersecano, ognuno di voi sa cosa vuol dire fare un piano di sviluppo aziendale, quali sono i livelli programmatori in senso urbanistico che prevedono dei passaggi in consiglio comunale e li prevedono in parte ancora oggi nelle province, poi c'è la regione e poi si arriva che un piano regolatore magari è pronto quando le città hanno la necessità di andare verso la transizione energetica e nel frattempo la temperatura è aumentata di 2 gradi nell'hotspot del Mediterraneo. Cioè noi siamo ancora a definire degli atti che potrebbero concorrere ad un nuovo modello di sviluppo, siamo ancora nella fase della programmazione, nel frattempo il Mediterraneo è aumentato, la temperatura mediterranea è aumentata di 2 gradi. Quindi da questo punto di vista bisogna che noi caliamo anche, come dire, le sottolineature positive di questa straordinaria riforme, rivoluzione dell'elezione diretta del sindaco nei processi che abbiamo in atto, perché insieme a questi ovviamente c'è il tema, il processo di riforma che riguarda l'autonomia differenziata, che tocca dei punti su cui c'è una discussione dialettica aperta, e poi, come sappiamo, c'è anche il tema dell'avvio oppure delle intenzioni verso una riforma in senso presidenziale che viene proposta. Perché dico queste cose? Perché i piani sono intrecciati, perché i piani sono assolutamente intrecciati rispetto alle funzioni, i ruoli, le responsabilità, le risorse. A me è capitato di fare, Antonio lo sa, gli amici, colleghi sindaci lo sanno, il presidente di provincia, cioè io mi sono trovato a fare il presidente di provincia quando quelle sono state abolite e mi trovavo, come altri colleghi, nella condizione di avere, come dire, delle responsabilità e non avere né risorse né funzioni. Quello è un tema aperto, che ha aperto la legge 56. Le fragilità, le problematiche sono in piedi, le soluzioni stanno dentro anche che tipo di riforme intrecciamo che riguardano i comuni e le province. Ecco allora, insomma, che dobbiamo avere chiaro il senso della nostra riflessione. Vado a concludere. Noi proponiamo sostanzialmente che la discussione debba essere incardinata almeno attraverso 2 chiavi nell'interesse del Paese e del funzionamento dei livelli istituzionali. La prima chiave è che ci sia una discussione ordinata che inneschi, come dire, un modo di procedere non scomposto e stravagante. Il Presidente De Caro ha parlato prima di un blitz. Allora siamo qui a fare gli elogi di questa legge e poi, come dire, se nell'ambito dell'autonomia differenziata, delle sette proposte di legge che riguardano le province, si innesta una proposta che riguarda la soglia del 40%, forse è conveniente ordinare attraverso un campo di gioco, un perimetro, delle coordinate su cui si discute da diversi punti di vista, però una discussione in qualche modo che tira un filo che riguarda l'architettura complessiva del Paese, tra cui appunto le province e i comuni. Più che, come dire, ma non lo dico rivolgendo questo monito a qualcuno, lo rivolgo a me stesso che da qualche mese siedo in Parlamento, perché poi quando abbiamo a che fare con i nostri sindaci, parlare e rappresentare l'idea di un'architettura istituzionale più fatta a patchwork che attorno, come dire, invece alle coordinate di un filo che ordina dei processi, credo che sia molto, molto più utile appunto la seconda
è il secondo approccio. La seconda chiave, secondo me, di lettura che va usata nel tentare di trovare un filo ordinatorio dei processi di riforma riguarda il fatto che, alla luce delle esperienze proprio fatte, dalla riforma del titolo V all'abolizione delle province, che nel medio e lungo periodo ci hanno posto di fronte a grandi problematiche, occorre guardare alle riforme da fare non nell'ottica di un punto di vista di interesse politico o dell'affermazione di un primato politico, piuttosto, come dire, guardando gli effetti reali di alcune riforme sull'architettura e il funzionamento dello Stato, perché il punto, a nostro avviso, centrale non è quello e non deve essere quello dell'affermazione di un primato politico, e c'è anche un'autocritica che evidentemente queste considerazioni contengono alla parte dalla quale provengo. Il punto, a nostro avviso, non è quello di un primato, dell'affermazione di un primato politico, ma il punto è avere la consapevolezza che la nostra democrazia e i suoi livelli istituzionali hanno bisogno di essere valutati per le risposte che riescono a dare. In particolar modo le risposte che riescono a dare coloro i quali sono sulla frontiera dei bisogni immediati, che si chiamano sindaci, che si chiamano 8.000 comuni, che sono un pezzo di patria, al pari, come dire, dei due rami del Parlamento e degli altri livelli del Paese. Le fragilità aperte ci devono consentire di ordinare una discussione appunto ordinata. E siamo un po' preoccupati, come dire, anche della possibilità di procedere a blitz o a patchwork, perché evidentemente una riforma può passare, ma gli effetti di quella riforma poi li vedono i cittadini nelle risposte che non dai nel mettere a posto una strada provinciale che ha mantenuto il nome ma di cui poi nessuno si occupa. Quindi è evidente che da questo punto di vista procedere per colpi. E poi, in secondo luogo, rispetto alla legge delle elezioni dirette dei sindaci, ci si consente di dire che la legge è stata cambiata, ha funzionato, ha dato solidità, stabilità, governabilità, e quando si è messo mano a questo tipo di riforme lo si è fatto con una larghissima maggioranza. Quando si è messo mano, ad esempio, la legge elettorale per l'elezione diretta dei sindaci per portare il mandato da 4 a 5 anni, questo è avvenuto nella condivisione di un'ampia, no? Nella condivisione più larga delle forze politiche e parlamentari, che hanno capito il senso di quella riforma, vedendone appunto la stabilità. Quindi procedere, come dire, con delle, mi permetto di dire un po' scivolando dal tono istituzionale, procedere un po' con quello che De Caro ha detto blitz, ci preoccupa perché, come dire, non ordina un ragionamento. E lo spirito collaborativo, ad esempio, rispetto a questa frontiera dei bisogni, chiudo davvero, Presidente, ci ha visto, ad esempio, impegnati in Parlamento a concorrere ad individuare alcuni punti che riguardano i sindaci e i loro oneri, al punto che, per quanto riguarda nell'ambito degli indirizzi sul processo penale, abbiamo presentato alcune mozioni, cui punti, con una riformulazione del Governo, sono stati appunto assunti dal Governo, che riguardano, ad esempio, il primo punto della mozione accolta con riformulazione del Governo, la possibilità di separare nettamente le funzioni politiche da quelle amministrative, rivedendo l'articolo 50 del TUEL. E questo, sapete benissimo, a proposito di preoccupazioni sulla deriva autoritaria e terrore della penna che firma, è qualcosa che è di vitale importanza. Il secondo tema è connesso a quello di rendere strutturale o comunque prorogare quelle norme eccezionali che scadono il 30 giugno del 23 sulla limitazione della responsabilità degli amministratori davanti alla Corte dei Conti, e così anche superare la norma della Severino che sospende i sindaci condannati in primo grado, a differenza di quanto avviene per altri livelli del Paese. Su questo terreno abbiamo trovato un confronto in Parlamento. Allora, a partire da questo terreno è possibile ordinare un ragionamento che intreccia altri tipi di riforme che riguardano i sindaci. Noi pensiamo che questo sia il modo corretto, diciamo così, di procedere, anche in aderenza a quelle precise, puntuali, forti e profonde parole del Presidente della Repubblica, che ci ricorda davvero sempre come i sindaci sono il pezzo di patria di nazione più esposto rispetto ai bisogni del Paese. Con questo spirito penso che possiamo raccogliere questi 30 anni per aprire una fase nuova che dà fiducia alla politica e senso alle istituzioni. Grazie.
Prego il Presidente Silvestri, Presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle, a prendere la parola. Grazie. Allora, vi ringrazio intanto per avermi invitato in questo momento che celebra ovviamente una legge importante, una fase importante, e sono qui per celebrarla non solo il compimento di questa legge, i protagonisti di questa legge, ma anche i veri protagonisti che sono poi i sindaci. Io prima vi ho ascoltato, vi ho sentito parlare ovviamente anche di quel periodo di marzo del 93. Non sarei particolarmente credibile nel dire che nel raccontarvi il mio protagonismo politico perché avevo 11 anni e quindi sentendovi non mi farei un complimento nemmeno io. Detto questo, però, sentendovi parlare vi ho ascoltato e mi sono rimesso in quel periodo lì. Io avevo 11 anni, insomma, sono romano, e quindi mi ricordo quanto in realtà un sindaco influisce anche nel crescere di un ragazzo di 11 anni, ovviamente nel cambiare volto della città, ovviamente si plasma anche quella che è la cultura di un ragazzo per quanto riguarda il decoro urbano, per quanto riguarda le politiche ambientaliste, e tutto questo è lo spirito reale che ha portato al compimento, alla realizzazione poi effettiva di questa legge. Ora, sicuramente rendere stabile gli esecutivi è stata un qualcosa molto importante. Io credo che il beneficio di questa stabilità, gli effetti di questa stabilità, di questa democrazia matura, li abbiamo visti purtroppo in questi 3 anni, dove effettivamente l'emergenza Covid ha stressato talmente tanto gli enti locali che io credo sia giusto anche, a parte ringraziare, ma anche ricordare il ruolo dei sindaci in quel periodo. E oggi, proprio a causa di quel momento, nuovamente le amministrazioni locali sono chiamate alla massima collaborazione da parte di ogni organo istituzionale in quelli che sono le applicazioni del PNRR. Ed è proprio qui, io credo, che si consumi il rapporto tra politica e amministrazione locale, in quella di dotare i nostri amministratori di tutti quegli elementi che servono alla realizzazione massima delle loro ambizioni politiche. Io vengo da Roma e mi rendo conto anche di quanto una città come la capitale necessiti, che questo credo sia un errore che hanno fatto molti sindaci, non tanto nella richiesta di fondi, ma di quegli elementi che danno la possibilità di fare poi capacità di spesa, quindi tutta quella parte di progettazione che permette alla capitale, come a ogni comune, di poter spendere le proprie risorse. Ovviamente poi ci sono, e non vi ruberò molto altro tempo, ci sono ovviamente delle differenze politiche importanti. È stato citato il discorso per quanto riguarda la partecipazione al voto, è sicuramente un tema molto, molto serio. Anche qui un'analisi probabilmente sul voto fuori sede rispetto alle attività legislative, un'attività più intensa sarebbe auspicabile. Tutto il tema che nasce dall'autonomia differenziata, io credo che gli effetti delle negativi dell'autonomia differenziata possa ricadere sugli enti locali. Ci sono differenze rispetto a quel tema che è stato citato ovviamente sul cambio per quanto riguarda le modalità di legge. È vero che si parla di innovazione e che le leggi dopo 30 anni vanno innovate, questo sono d'accordo con il Presidente Lupi, però è anche vero che le innovazioni sono importanti solamente se si fanno quei percorsi di partecipazione dove si ascoltano le persone che fruiscono di quelle innovazioni. E io credo che su questo il Parlamento probabilmente debba maturare ancora l'idea rispetto a una presentazione di un emendamento e quindi semplicemente dibattere di quello che è il contrasto politico e far valere i numeri parlamentari. Stiamo vedendo l'importanza di questi elementi elettorali. Ovviamente quel tipo di meccanismo, come ricordava il Presidente Bassanini,
non è detto che possa riflettersi a livello nazionale, e quindi su questo anche c'è un tema di approfondimento a livello parlamentare. Ecco, ma tutte queste differenze però, e concludo, non devono in nessun modo tradire quel mandato di leale collaborazione che la politica ha con i propri enti locali, nell'ambizione di cambiare il verso a quella piramide rovesciata dove finalmente i parlamentari fungono da base per un vertice che sono i sindaci, che riescono poi a trasmettere le politiche di prossimità e quindi il benessere dei cittadini. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Do la parola al Matteo Richetti, Presidente del Gruppo Parlamentare Azione Italia Viva. Grazie. Pronto. Grazie Antonio De Caro, grazie all'ANCI, grazie a tutti i sindaci. Credo che di un dibattito ci sia bisogno, nel senso che le riflessioni che ci stiamo scambiando e che stiamo condividendo testimoniano quanto su questi aspetti serva un confronto tra il pezzo del legislativo e chi il sindaco lo fa tutti i giorni. Io vi lascio 3 telegrammi perché non è questa la sede in cui facciamo il dibattito, è difficile andare oltre i titoli, altrimenti ci avventuriamo in un terreno complicato. I 3 telegrammi sono: 1. Se questa legge ha funzionato, non è solo un problema di metodo, di blitz. Io penso che la proposta di elementi modificativi della legge sia nelle prerogative parlamentari. Ho ascoltato con attenzione Maurizio, secondo me però c'è un punto. Se questa legge ha funzionato e sia il Presidente Fontana che Bassanini hanno utilizzato i termini di stabilità e governabilità, bisogna metterci a fianco quelli della legittimazione e della rappresentatività. E questa legge ha funzionato perché ha legittimato i sindaci in maniera forte ed ha aumentato la rappresentatività dei sindaci. Toccarla vuol dire fare molta attenzione a non ridurre questo livello di legittimazione. E se in una stagione in cui l'astensione è un problema, tu riduci la percentuale necessaria a vincere le elezioni, stai attento, perché stai riducendo il tasso di legittimazione. Seguo Maurizio quando dice, occhio, guarda sui ballottaggi, ma pensare che facciamo diventare sindaco chi non arriva al 51, io credo che debba essere oggetto di una discussione. E quando Antonio dice serve un tagliando, io penso che serva un tagliando a quella stagione che Bassanini ha riassunto in maniera efficace, che è stata una stagione, non so se di riforme, certamente di profonda innovazione. E non è un caso che le Bassanini si declinano al plurale, perché c'è stata la legge elettorale di cui oggi ricordiamo i 30 anni, ma tra il 97 e il 98 abbiamo profondamente cambiato quell'ordinamento. E allora io vi faccio una domanda. Al di là della questione elettività delle province, che io non penso essere il problema, ma penso che ci sia un grande problema sulla questione area vasta, perché i sindaci non sono fatti solo di Bari, Prato, Rimini e dei miei amici qui presenti. I sindaci sono fatti di tanti piccoli comuni che sul tema associazione, fusione e unione di comuni vive un elemento anche qui. Antonio ha usato il termine in mezzo al guado, secondo me è necessariamente da finire. Ma quella stagione è anche quella che ha profondamente riformato i servizi pubblici locali nelle funzioni di indirizzo, gestione e controllo. Ed è inutile che facciamo i convegni sull'emergenza siccità se non ammoderniamo il modo di gestire i servizi pubblici, non solo sui temi dei rifiuti e del trasporto, ma anche su quello dell'acqua. Io credo che questa questione che oggi voi ponete è una questione di grandissima rilevanza. E ha ragione il Presidente De Caro ad invitare ad un confronto che deve essere quotidiano, anche perché, concludo con una battuta, non c'è legge significativa che non veda, guardo la direttrice, arrivare a tutti noi il pacchetto emendamenti ANCI. No? Quando arrivi in Commissione, questo è il pacchetto ANCI. Concludo con una battuta, perché un po' di anni fa, non voglio riaprire né ferite né elementi di giubilo, all'interno di un referendum costituzionale complesso, mettiamola così, qualcuno ha provato a porre il tema della istituzionalizzazione delle autonomie locali nel procedimento legislativo. Se non passiamo da lì, Antonio, c'è un problema. Perché io penso che i sindaci vadano pienamente coinvolti in termini di procedimento legislativo di questo Paese. Io comprendo che voi oggi avete solo lo strumento
di un'attività virtuosa nei rapporti di maggioranza e opposizione. Qui non c'entra nulla ovviamente l'elemento centro-est, centro-sinistra o terzo polo. Qui la questione è rendere istituzionale nel processo legislativo la raccolta di una relazione, di un confronto che altrimenti dobbiamo iniziare in questa sede e io mi auguro proseguire in altri contesti. Grazie. Grazie Presidente. Ricordo al Parlamento che c'è una norma inattuata che è la bicameralina cosiddetta integrata. Do la parola al Presidente Tommaso Foti, Presidente del Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia. Grazie. Buonasera a tutti, chiedo scusa per il ritardo, ma dovevamo attendere, e io in particolare, che la Presidente del Consiglio depositasse le comunicazioni per il dibattito di domani mattina. Penso che 30 anni dopo questa legge rimanga una delle leggi migliori che è stata introdotta dal Parlamento per quanto riguarda gli enti locali. Perché chi ha vissuto le due stagioni, io le ho vissute tutte e due, ero entrato in Consiglio Comunale a 20 anni e ho avuto la possibilità di verificare come funzionava l'ente locale prima del 93 e dopo il 93. Prima del 93 vi erano crisi continue, vi era un sindaco che spesso e volentieri era prigioniero del Consiglio Comunale ma anche della sua giunta. Vi erano cioè delle situazioni che francamente spesso e volentieri bloccavano l'attività amministrativa. Dal 1993 vi è stato innanzitutto un rapporto diretto dei cittadini che non è più stato mediato da un filtro, direi, esasperante dei partiti. E questo ha portato, direi, un miglioramento notevole nella qualità dell'amministrazione. Vi è stata una possibilità di sindaci che hanno espresso ben oltre la propria area politica, tant'è vero che i consensi spesso e volentieri dei sindaci quando sono stati riconfermati sono stati consensi che addirittura superavano di 7, 8, 10 punti quelli che erano i voti delle singole liste. E questo significa che cosa? Significa che effettivamente questo rapporto è un rapporto che si è consolidato e che io ritengo abbia oggi un freno fondamentale da un fatto. In primo luogo che le esigenze delle città e degli amministrati sono diverse dal passato. Oggi la finanza pubblica è rimasta una grande incompiuta. Noi continuiamo a parlare di autonomia impositiva agli enti locali, ma poi in realtà l'autonomia impositiva agli enti locali è soltanto qualche voce e anche sparuta. E questo indubbiamente evita da una parte forse di passare come così gabellieri, ma dall'altra parte impedisce anche di far vedere una qualità superiore dell'amministrazione, perché è inutile che ce lo neghiamo, senza risorse è difficile oggi governare gli enti locali e governare soprattutto alcuni processi che la società di 30 anni fa non aveva. Se guardiamo soltanto il welfare di allora rispetto al welfare di oggi, è tutta un'altra partita, è tutta un'altra storia, è tutta un'altra serie di richieste che vengono. E quindi io penso che sarebbe giusto e doveroso oggi rimettere mano a una riforma del testo unico degli enti locali che però non partisse dal Parlamento, ma partisse da chi amministra. Perché questo è il discorso. Molto spesso noi facciamo le leggi e molti di coloro che hanno fatto le leggi non sono mai stati neanche consiglieri comunali. E soltanto chi ha fatto, io lo continuo a dire, una certa esperienza, partendo dal consiglio comunale, consiglio provinciale, riesce a capire l'ente locale fino in fondo. Diversamente si ha un'impostazione forse molto più approfondita sotto il profilo culturale, ma veramente molto più lontana sotto il profilo di quelli che sono i bisogni degli enti locali. Quindi l'augurio che mi faccio e che faccio soprattutto agli italiani è questo, che nel momento in cui si dice apriamo una stagione delle riforme, beh, in questa stagione delle riforme gli enti locali non siano un'appendice ma siano protagonisti. Grazie Presidente, ora do la parola al Presidente Cattaneo di Forza Italia. (Ride)
Buonasera a tutti. Io sono quello che gli emendamenti ANCI riporta, diciamo, attraverso Pella. Diamo onore al merito. Intanto è veramente un piacere, insomma, intervenire in questa iniziativa organizzata da ANCI. Per me, insomma, ANCI è stata una casa in cui fare esperienza, acquisire capacità politiche e anche un luogo unico di dialogo trasversale, diciamo, dove la casacca dell'essere amministratore locale ha sempre prevalso rispetto anche alle appartenenze a questo o quel partito. Questo è un, diciamo, patrimonio che in poche altre realtà, diciamo, c'è l'occasione di poter avere, e questo va preservato. E quindi con questo spirito anche oggi anch'io qualche tweet, qualche suggestione. Intanto, sicuramente l'avete già detto, dopo 30 anni questa è stata una delle leggi più fortunate, più giuste, più che hanno portato un cambiamento positivo, diciamo, nel paese. Hanno portato anche un protagonismo politico dei territori. In fondo non sarà stata condizione necessaria, non sarà stata condizione sufficiente, ma anche che per la prima volta abbiamo avuto un sindaco che da sindaco è arrivato a Palazzo Chigi, e non è della mia area politica, forse è stato anche perché quella legittimazione che viene data al primo cittadino poi gli consente anche di incidere forse di più sullo scenario nazionale. Da lì in avanti ci sono state varie stagioni di protagonismo dei primi cittadini anche sul tavolo nazionale, e lo aggiungo come riflessione, secondo me, positiva di una legge che dà una forte delega e una forte, diciamo, capacità di parlare in nome per conto dei propri, di coloro che ti danno, insomma, la fiducia. È una legge che va preservata. Poi stiamo dibattendo sulla possibilità di... Ecco il reato Pella. Dov'è il pacchetto degli emendamenti ANCI? Ce l'hai? È una legge che magari qualche modifica lo può avere. Parlava Richetti della delega, della rappresentatività che ti dà, no? Allora è giusto che quando si abbassano, diciamo, i quorum, cioè l'attitudine alla partecipazione, stiamo attenti a non abbassare il quorum per andare al ballottaggio. Parliamo di questo, no? Stiamo ragionando se abbassare il 50%. Ora, giuro che non parlo per fatto personale, però i ballottaggi, come dire, parliamone, perché quando vanno al secondo turno, diciamo, c'è un crollo verticale della partecipazione dell'elettore e alcuni primi cittadini vengono eletti con meno preferenze di quelle raccolte nel primo turno da un altro, parliamone su quanto siano legittimate rispetto all'altro. Giuro che non era fatto personale. Allora, su queste cose però, in un clima da ANCI, voglio dire, cerchiamo di ragionarci insieme a voce alta, cercando, no, in un clima come c'è stato Antonio, su ciò che può essere veramente migliorato e ciò che può portare quindi un valore aggiunto a quella legge che è buona. Quindi proseguiamo nel solco facendo fare passi avanti e poi sperando che questa possa essere una legislatura parlamentare anche di riforme. Parliamo tutti insieme di mettere mano, per esempio, al tema delle province. Noi l'abbiamo fatto una proposta di legge, l'abbiamo proposta con l'onorevole Calderone, che ho visto prima qua, su ritornare all'elezione diretta delle province, perché siamo in mezzo a quel guado. Quindi noi come forza politica l'abbiamo fatta, diciamo, la proposta su quale sponda andare, e abbiamo detto: torniamo sulla sponda dell'elezione diretta della rappresentanza, perché o trovavamo, diciamo, l'organizzazione per le deleghe delle province, o andavano tutte in capo alle regioni, o venivano riportate in pancia ai comuni, ma l'Italia è fatta anche e soprattutto di aree vaste, di province, che senza questo riferimento nei fatti stiamo vedendo che sono disorientate e soprattutto i servizi non hanno avuto un beneficio, ma addirittura hanno avuto dei grandi passi indietro. Quindi tornare all'elezione diretta e tornare a dare anche delle responsabilità vere. Un'altra riflessione va fatta sul tema delle responsabilità in capo ai primi cittadini. Io ho partecipato, come cerco sempre di fare, ad alcuni momenti dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI, e l'audience dell'applauso l'ha vinto quando il sottosegretario Sisto ha detto che l'abuso d'ufficio andrebbe abolito. Questo, diciamo, l'applausometro dell'ANCI, più o meno, se non era al primo posto era sul podio sicuramente. Questo però, anche su questo, noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo depositato una PDL in cui diciamo che l'abuso d'ufficio va abolito, perché quando tu hai 4.000 procedimenti per abuso d'ufficio e le condanne non arrivano a 10, evidentemente è una legge che non funziona.
funziona, cioè una legge che non ha fondamento. Allora anche qua, partendo da un dato oggettivo su cui cerchiamo di trovare un accordo comune, con buon senso troviamo la soluzione per migliorare ciò che oggettivamente rappresenta un problema. Allora, questi sono un po' degli elementi concreti su cui in questa legislatura misurarci, perché gli enti locali sono forse oggi la miglior scuola di formazione politica. Una legge forse da aggiungere, quella prima veniva detto da Tommaso, di aggiungere l'obbligo per chi arriva in Parlamento di aver fatto il consigliere comunale e il sindaco. Ora sto provocando, ovviamente. Però se davvero crediamo che quello sia un luogo in cui il cittadino ha ancora fiducia nelle istituzioni, la classe dirigente si forma, lavoriamo in questa legislatura per correggere ciò che va corretto e provare a fare dei passi in avanti, in un clima che è quello che ANCI ha sempre insegnato, di trasversalità e dialogo sui contenuti. Grazie Antonio. Sì. Grazie Alessandro. Ringrazio tutti i parlamentari che sono stati qui con noi. Invito il direttore Bruno Vespa a venire al tavolo qui per moderare un dibattito tra i sindaci che ringrazio per essere qui con noi, che rappresentano un pezzo della storia del nostro paese, finiranno sui libri di storia queste persone, per tanti di noi, io non avevo 11 anni come te, ne avevo 23, però per molti di noi sono stati un punto di riferimento in questo percorso di amministratori che molti sindaci e molte sindache che sono qui presenti hanno intrapreso ormai qualche anno fa. Grazie direttore. Buonasera a tutti. È un magnifico tuffo nel passato questo. E ha ragione Antonio De Caro ad essere così orgoglioso di questa legge che è nata 30 anni fa, che ha abbastanza sconvolto la vita politica italiana, perché il 93 fu l'anno in cui il centrosinistra conquistò tutte le città più importanti. Come sempre, prego. Tranne Milano. Non esageriamo, insomma. Formentini. Infatti. Però erano tante. Fu il primo elemento di trapasso, in qualche modo, dalla prima alla seconda Repubblica. Tanto forte fu il trapasso che giustamente il centrosinistra era convinto, diceva, ormai abbiamo in mano l'Italia, perché Mani Pulite aveva eliminato tutto quello che non fosse l'eredità del Partito Comunista, quindi non ci rimane più nessuno, basta, era finita, era fatta. E poi invece ci fu un incidente di percorso che conosciamo e che si chiamò Silvio Berlusconi, e poi la storia è andata in maniera diversa. Ma qui però io non ho avuto nessun tipo di indicazione, quindi mi rimetto alla benevolenza e alla tolleranza della Corte. Immagino di dover fare due chiacchiere sulla vostra esperienza di prima linea, perché i sindaci fanno intanto il mestiere più bello del mondo, sicuramente, molto più bello, con tutto il rispetto, del deputato, del senatore, perché hanno un contatto diretto con la gente, conoscono quello. Quando noi nel nostro piccolo ci siamo battuti perché il reddito di cittadinanza fosse gestito dai sindaci, era proprio perché i sindaci sanno chi è povero e chi non è povero, chi è finto povero e chi è povero davvero, insomma hanno come nessun altro il contatto proprio con la città. E l'elezione diretta del sindaco è l'elemento veramente più alto della democrazia. Tra l'altro gli italiani, in tutti i sondaggi che noi abbiamo fatto da 30-40 anni a questa parte, vogliono sempre reggere direttamente tutto. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, i sindaci, tutti quanti, il Presidente della Regione, tutti vorrebbero essere proprio il Presidente del Condominio. Sono in questo senso, al di là delle ideologie, sono presidenzialisti. Poi naturalmente quando si comincia a parlare di Capo dello Stato le cose diventano un po' più articolate. E allora comincerei da Francesco Rutelli, che fu il primo ad aprire una stagione nuova in una città meravigliosa e, lo posso dire, anche certe volte un po' sfortunata come Roma, insomma, perché avrebbe complessivamente, a parte la tua, il tuo luminoso periodo, dico esclusi presenti, diceva, avrebbe meritato insomma anche un po' di più. E basta così, non mi chiedi niente. No, non vorrei dare un tono di amarcord, anche se di questo certamente si tratta. Vorrei ricordare Adriano Ciaffi, che fu democristiano marchigiano, l'autore di questa legge,
che ebbe la saggezza di essere uno dei tanti traghettatori, se posso dire così, o dei non troppi traghettatori tra la cosiddetta Prima e la Seconda Repubblica. Fu una scelta non banale da parte sua, sostenuta da una notevole maggioranza, incontrava il desiderio che tutti voi negli interventi precedenti avete tratteggiato. Io ho avuto il privilegio di fare consigliere comunale prima di opposizione, sono entrato qui a Montecitorio eletto con i radicali a 29 anni, sono stato eletto consigliere comunale con i Verdi nel Consiglio Comunale di Roma e lì ho fatto una bella esperienza. Da lì è partita la mia forse capacità di parlare oltre una visione di gruppi che avevano un forte profilo di identità, di attivismo e di cogliere il valore unitario. Una delle mie esperienze più divertenti fu un assessore che non citerò della giunta verso la quale all'opposizione, al quale andai e gli dissi: beh, adesso che meraviglia, possiamo finalmente varare la delibera per questo parcheggio che la città aspettava da molto tempo. Lui mi guarda e mi dice: sei scemo? E quando si inaugura io mica ci so più. Facendo due conti sui tempi di realizzazione. Questo mi ha fatto capire abbastanza e il tema della stabilità e della maturità che è stato evocato da tante parti è un tema cruciale. Dirò poi una battuta sui sistemi presidenziali perché mi sembra un tema interessante. Mi atterrò a tempi rapidi, non so se tu vuoi fare due giri. Forse meglio due giri. Due, eccetera. Il presidenzialismo parliamo dopo. Perfetto. Allora, voglio dire una cosa sulla diversità dei tempi, perché altrimenti temo rimuoviamo cos'era la situazione. Dunque io ho ritrovato, perché mi si è allagato un pezzo di libreria, quindi ho tirato fuori un po' di fascicoli e di cose a casa, ho trovato questo fascicolo che mettemmo nel 1998 nelle buche delle lettere di tutti i romani. Perché questo? Perché internet praticamente non c'era. La cosa più divertente di questo fascicolo carino, ripeto, 98, indicava per tutti i cantieri le date di conclusione e gli importi previsti in vista del giubileo. Spiegava per tutti, novembre 99, novembre 98, ottobre 99, per tutti gli interventi deliberati. E la tecnica qual era? Di metterlo nella buca delle lettere. E la cosa più buffa, Bruno e amici e amiche carissimi, era questo foglietto da estrarre, compilare e restituire con le caselline da barrare. Attraverso quali mezzi lei desidera essere informato? L'ordine della priorità era, perché altrimenti non ci capiamo su quanto il mondo sia finito, faccio un altro esempio incidentale, per fare il piano urbano del traffico noi dovevamo mandare dei lavoratori socialmente utili con dei fascicoli che timidamente si rivolgevano ai capolinea degli autobus, alle persone dicendo: lei potrebbe rispondere a delle domande. Uno su 50, l'altro voltavano i tacchi, gli dava disponibilità e sti ragazzi dovevano mettere appunto le crocette su gradirebbe una corsia preferenziale, fino a dove dovrebbe essere prolungato, forse un parcheggio di scambio, cosa pensa lei, qual è il suo... Pensa che gli unici dati di cui noi disponevamo erano l'allegato al censimento generale decennale dell'Istat. Qualche cittadino compilava l'allegato che conteneva alcune informazioni sulla sua vita personale, gli spostamenti, eccetera, eccetera, eccetera. E questo per noi era fondamentale per fare il piano del traffico. Se qualcuno ci avesse detto che sarebbe esistito Waze, capperi, che vita avremmo avuto. Vi leggo solo l'ordine delle priorità per fornirci le informazioni in base alle quali avremmo dovuto informare i cittadini sugli eventi, le limitazioni del traffico, i servizi disponibili. Primo, dépliant a domicilio. Secondo, spot radio televisivi, eravamo moderni. Tre, pubblicità sui giornali. 4, televideo.
ricordate, era una cosa che prima di arrivare alla pagina di interesse dovevi aspettare 20 minuti e non avere molto altro da fare. 5 però, eravamo modernissimi, internet, e c'è anche una chiocciola, agenzia chiocciola, eccetera. 6 punti informativi fissi, 7 punti informativi mobili. Per il giubileo noi creammo una forza di volontari, certamente, per svolgere queste attività, cui davamo un panino, un alloggio se veniva da fuori e un minimo di servizi, il fratino, eccetera, formato da 70.000 ragazzi. Tra questi molti si sono fidanzati, sposati, ho anch'io celebrato qualche matrimonio tra coloro che si sono incrociati in quella situazione, hanno fatto dei figli come volontari del giubileo. Quindi, per dirvi, sindaci di oggi, ringraziate questa realtà della digitalizzazione e della pensate a noi con uno spirito di profonda comprensione. Allora, Enzo Bianco, qui leggo nella relazione del Presidente che nei 30 anni precedenti il 93 Catania aveva avuto 21 sindaci, mentre dal 93 ad oggi soltanto 4. Che è successo? È successa una cosa semplicissima. Un colpo di Stato di Enzo Bianco, ma di questo eravamo a conoscenza. Naturalmente che continua. Però a parte i colpi di Stato, riconduciamolo, è successa una piccola cosa. Dovete sapere che nel 1993, quando si va alla prima elezione diretta dei sindaci, la vita media delle amministrazioni in Italia, Bruno, era di 11 mesi. Nella mia città, che naturalmente è una città un po' più vivace, vulcanica, l'Etna, eccetera, la vita media dell'amministrazione in Italia era di 5 mesi. Quindi un sindaco che veniva eletto dal Consiglio Comunale sapeva di avere di fronte un orizzonte temporale per affrontare i nodi della città, 11 mesi nella media dell'Italia. A Catania addirittura 5 mesi. Ve lo dico in inglese. Manco faceva un tempo a settarsi che già se ne va a giri. Ve lo devo tradurre? Non faceva in tempo a sedersi che già se ne stava andando. Sostanzialmente questa era la condizione in cui governavamo. Volete un esempio di che cosa è cambiato con l'elezione diretta dei sindaci, Bruno? Ti faccio un esempio piccolo piccolo e concreto concreto. Noi siamo qui di fronte a Piazza del Parlamento, è giusto? Anzi, Piazza Montecitorio. Alle spalle c'è la Piazza del Parlamento. Tutte e due queste piazze, nel 1992, Francesco correggimi se sbaglio, erano due parcheggi, due giganteschi parcheggi dove la gente arrivava sin qua dentro parcheggiando la macchina. Andavi a Torino, Valentino, dove sei? Eccolo, a Valentino c'era Piazza Castello, che era un parcheggio di auto dove entravi con le macchine da dentro. A Napoli... Avete presente Piazza Partenope, che è una delle più belle piazze d'Italia? Piazza Partenope era un enorme parcheggio. Nella mia città, a Catania, Via Etnea, hai presente? E Piazza Duomo erano un deposito di macchine. Nessun sindaco con un orizzonte temporale davanti a sé di 11 mesi o di 5 mesi aveva messo mano a fare un piccolo cambiamento, che era quello di togliere le macchine da queste strade e di trasformarle in quelle che sono delle bellissime piazze. A seguito dell'elezione diretta, sottolineo, indipendentemente dal colore politico dell'amministrazione, il sindaco eletto direttamente pone mano. Cosa volete che sia un parcheggio in una grande città? Non è un cambiamento strategico, ma se mi consenti, Bruno, togliere l'automobile a Piazza Colonna, esatto, ma anche da Piazza, non c'è dubbio. Allora, io voglio dire che l'elezione diretta del sindaco, anche sotto il profilo della legittimazione popolare, dell'orizzonte temporale, è stata un cambiamento che ha enormemente favorito un cambiamento nelle nostre città. E così naturalmente molte altre cose, come evidente, no? Così come nel cominciare ad affrontare questioni come quelle relative ai piani regolatori, ai piani urbani del traffico. Cioè c'è stata una dimensione, alcune volte riuscita bene, altre volte riuscita meno bene, che ha consentito alle nostre città di essere sostanzialmente governate.
tutto questo è stato positivo, ci sono stati problemi in tutto questo, dico, è stato largamente positivo. Tra l'altro da questa esperienza è nata l'ANCI. L'ANCI è diventata, cioè lo esisteva da molto prima, come Antonio ricorderà, però l'ANCI rinasce sostanzialmente nel 1995, riprendiamo la squadra, veniva frequentata da sindaci di tutti i colori politici, otteniamo ad avere la conferenza Stato, Città e Autonomie Locali, diventiamo un interlocutore del governo paragonabile a come sono oggi le regioni, acquistiamo peso e autorevolezza anche nelle scelte strategiche che vengono affrontate in questa, che vengono affrontate in questa maniera. Naturalmente, non tutto è oro e non tutto brilla. E vi avvio a conclusione. Accenno soltanto il tema. Purtroppo ci sono alcune cose che hanno, le abbiamo rimosse. Per esempio il segretario generale che veniva nominato dal Ministero dell'Interno e che era il capo dell'amministrazione comunale e non rispondeva al sindaco. Era una cosa che non aveva senso. E così anche altri cambiamenti di questo tipo. Però ancora oggi ci sono degli ostacoli terribili. Il principale dei quali è stato accennato riguarda la normativa vigente in materia penale e in materia di responsabilità contabile. Bruno, ricordati, il 97% delle cause avviate dalle procure delle repubbliche con una iscrizione nel registro degli indagati per abuso di ufficio si conclude col proscioglimento, con l'assoluzione in livello... E ti rendi conto, scusami se mi consenti, cioè il danno vero l'amministratore locale ce l'ha nel momento in cui sul registro appare del giornale, appare che sei iscritto nel registro degli indagati e poi naturalmente non succede assolutamente nulla. È stata provata a fare una modifica dell'abuso d'ufficio. Sapete com'è stata girata questa norma? Siamo riusciti a inserire, Bruno, che fossero inserite due elementi. Primo, per esserci l'abuso d'ufficio ci vuole l'interesse patrimoniale della persona che fa un atto che deve essere illegittimo, cioè deve essere una violazione di legge, non contraria a un principio amministrativo. Lo sai come la magistratura, alcuni, non tutti, hanno interpretato queste due richieste? L'interesse patrimoniale c'è per il fatto che tu cerchi il consenso dei cittadini e grazie al consenso dei cittadini vieni rieletto. Ecco dove c'è l'interesse patrimoniale. Aberrante. E se tu non lo fai per cercare l'interesse dei tuoi cittadini, per quale ragione vai a fare l'amministratore locale? La seconda, quella relativa invece all'interesse, questo relativo all'interesse patrimoniale. Per quanto riguarda invece la violazione di norma o di legge, la violazione di norma o di legge si ha anche soltanto con la violazione dell'articolo della Costituzione che impone il principio di buon andamento. Quindi tu non violi nessuna legge. Non fai nulla di male, però siccome violi il principio di mandamento possono esercitare contro di te l'azione penale. Allora come ANCI noi chiediamo con forza nei 30 anni di questa bellissima esperienza che il legislatore, senza abolire nulla, chi sbaglia e ruba o mette dei soldi in vasca deve essere condannato anche duramente. Ma chi non sbaglia e non ruba ha diritto di governare in modo coscienzioso e sereno la città per la quale è stato eletto dai suoi cittadini. Grazie. Caro Enzo, con me sfondi una porta aperta perché io da più di 10 anni, con una costanza meritevole e sfortunata, ho sostenuto la revisione dell'abuso d'ufficio. Non mi si è mai filato nessuno, finalmente hanno fatto un tentativo che, come dici tu, fallito, perché il problema delle leggi qual è? Tu legislatore, non devi fare una legge e immaginare che il magistrato la applichi, ma devi fare una legge immaginando come il magistrato la disapplichi. E quindi devi già darti una risposta, cioè dici io scrivo questo, che dovrebbe significare per una persona di buonsenso questo, ma siccome può essere interpretata in quest'altro modo, tu devi dare la risposta all'altro modo con il quale il magistrato può interpretarla. Per quanto ne so, Carlo Nordio lo vorrebbe abolire l'abuso d'ufficio. Io non so se ci riuscirà o non ci riuscirà, perché poi per chi ruba stanno altre figure, evidentemente, qui non c'entra niente. Però io mi auguro che faccia delle, se verrà mantenuto, che ci siano dei legami talmente stretti che, diciamo, l'interpretazione arbitraria possa avere un margine, perché poi i risultati di tutto questo
oltre alla pubblicità sui giornali, per cui Enzo la Bianco, eccetera, va in prima pagina, Enzo Bianco prosciotto va in 12, ma lo sappiamo benissimo, tre righe, cioè bisogna passarci queste cose per conoscerle. Ma quindi io spero che venga abolito, ma se non fosse abolito che ci fosse una definizione francamente meno sdrucciolevole in qualche modo. Allora, professor Castellani, noi ci siamo conosciuti proprio nel 93, quando io feci una serie di servizi alla ricerca di queste nuove figure di cui ancora non avevamo immaginato l'importanza, ma insomma ancora erano un po' abbozzate. E appunto, siccome poi lei non era un politico professionista, quindi insomma, ci furono queste, mentre i sindaci seguivano un certo cursus sonorum, e devo dire certe volte anche al di là della durata, con qualche profitto in fatto di competenza, eccetera. Insomma. E che esperienza è stata per lei quella di sindaco? Ma io credo, buonasera a tutti intanto, a tutte, penso di poter dire di essere, come posso definirmi, una specie di figlio particolare della legge 81, perché io venivo da fuori, insomma, non da fuori della politica, perché ho sempre avuto la testa nella politica, ma da fuori di una esperienza diretta di amministrazione locale. Ho fatto il prorettore del Politecnico, ho fatto per 30 anni il professore del Politecnico, quindi mi occupavo della politica urbana, è evidente questo, però non avevo mai preso in considerazione l'idea di potermi candidare a fare il sindaco, era fuori da ogni mia portata, mia moglie che qui me lo può anche confermare, no? E infatti uno studioso di politiche urbane, un amico inglese che si chiama Greg Clark, ha scritto dei libri, mi ha definito un accidental mayor, cioè un sindaco per caso, no? Non entro nel merito dei ballottaggi, di queste cose, perché io ho sempre vinto in rimonta, sempre per un pelo, no? Tutte e due le volte, quindi insomma. Ma a parte questo, quindi per me è stata, dottor Vespa, è stata un'esperienza straordinaria che ha, come dire, ha dato alla mia vita un senso, quello di servire la propria città, no? E avere un dialogo così diretto con i cittadini è una cosa che qui non è stata ancora detta, io mi permetto di sottolinearla. La legge 81, almeno in quegli anni iniziali, ha iniettato dentro la comunità un'energia partecipativa che era impensabile prima di quei giorni, no? Voi avete ricordato i 21 sindaci di Catania, no? A Torino, nei 5 anni che hanno preceduto il mio mandato, di sindaci ce ne sono stati 4 più un commissario prefettizio. Quindi, no? Una città ingovernabile in un momento di grandissima crisi, di crisi della manifattura, 80.000 posti di lavoro persi, mancanza di visione, una città completamente depressa che doveva reinventarsi un futuro. E la legge 81 ha messo, al di là della mia persona, no? Perché poi si attribuiscono tutti questi meriti al sindaco, non è vero, non è vero, cioè certo il sindaco è importante, no? Ma quello che è capitato a Torino in quegli anni, e io ne sono testimone, è che si è mossa tutta l'area dei corpi intermedi, tutte le associazioni, le istituzioni, le cose. Noi in qualche anno abbiamo messo vicino 1.500 persone circa che per la prima volta in una città italiana hanno prodotto un piano strategico, e quel piano strategico ha cambiato la città, ci ha portati poi a candidarci per le Olimpiadi. Insomma, oggi Torino è una città diversa da quella che era 30 anni fa, ma non per merito del sindaco, per merito di questa logica di grande energia che è venuta su dalla comunità locale, no? E che ha cambiato la visione della città, no? Da città manifatturiera, città fabbrica, come Torino è stata per tutti i decenni del secolo scorso, è diventata una città plurale, una città europea, quelle città di rango 2 che non sono capitali ma che possono competere con città come Manchester, Glasgow, Lione, eccetera, eccetera, no? Per carità, non è che Torino sia un paradiso oggi, però insomma, rispetto a 30 anni fa è sicuramente una città cambiata. Io attribuisco una
un merito, insomma, di questo cambiamento proprio la legge 81, per i motivi che ho detto, no? Che ha mobilitato un'energia partecipativa che prima di allora era impensabile. Grazie. Io, lei ha citato le Olimpiadi. Credo che un sindaco di corso medio-lungo possa anche assumersi le responsabilità per far crescere la propria città anche con eventi internazionali straordinari. Torino, per me, da visitatore occasionale, ha cambiato faccia dopo le Olimpiadi. Come ha cambiato faccia Milano dopo Expo? E lì Letizia Moratti ha avuto un ruolo. A Roma siamo stati meno fortunati perché abbiamo rifiutato le Olimpiadi, ma insomma... prego? Il Giubileo del 2000. Sì, vabbè, ci sta il Giubileo, sì, però le Olimpiadi del 26 ci avrebbero dato una bella mano, lascia perdere. Vai. Comunque, vabbè, è andata così, va bene. Allora, è stata... Intanto, vabbè, quell'esperienza fu... Lì fu, se ricordo bene, anche un'operazione bipartisan, quella per il... quella per Expo, e poi questa esperienza di sindaco, che è una donna determinata come te, insomma, ha avuto con il mandato popolare anche l'energia per poter operare. Grazie Bruno, grazie a tutti quanti, grazie al Presidente De Caro per l'invito. Sindaco, per me è stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza di molto diretta, dove davvero ti misuri con le esigenze di tutti i giorni, ma dove devi per necessità partecipazione c'è stata quasi di nuovo una sorta di, come dire, appropriazione da parte della politica dei partiti dell'elezione del sindaco, quindi, ma nella prima fase sicuramente c'è stata questa passione, questa voglia di partecipazione, quindi sicuramente questo ravvicinamento da parte dei cittadini, la stabilità, e avendo la stabilità, la capacità, la possibilità di programmare nel lungo periodo. Io quando ho fatto il mio programma elettorale ero stata sollecitata da Angel Gurria, che era come ancora segretario generale dell'OCSE, che mi aveva detto: guarda Letizia, che Milano ha bisogno di un progetto bandiera. E io sono andata a studiare quali potevano essere i progetti bandiera. Tra Olimpiadi ho visto la stupenda esperienza di Torino ed Expo. Uno studio di Bocconi mi aveva detto che Expo avrebbe avuto un impatto di più lungo periodo, e quindi ho scelto Expo. Ma sicuramente il fatto di sapere di poter programmare nel lungo periodo sicuramente mi ha aiutato. E credo che senza l'elezione diretta, senza la capacità di avere un programma nel quale il sindaco si identifica, è un programma che è valutato dalla città, sicuramente anche l'esperienza di Expo sarebbe stata più difficile. Expo è stata un'esperienza che ha cambiato la città. E forse torno su un tema che è stato toccato dagli interventi precedenti, che è il tema dei mandati del sindaco, perché è vero, come diceva il Presidente De Caro, che per un progetto ci vogliono 7 anni. Io quando sentivo parlare prima dei parcheggi, io a Milano avevo trovato il problema opposto, non si riuscivano a fare i parcheggi perché era complicato per i tempi, dopodiché invece con la possibilità di avere un orizzonte temporale lungo i parcheggi si sono fatti. Però proprio per questo io credo che l'eliminazione del limite dei due mandati possa ulteriormente far beneficiare le città di una programmazione che deve essere una programmazione di lungo periodo. Tu Bruno adesso hai citato Expo. Expo è stata sicuramente un game changer per la città di Milano, perché siamo riusciti a fare infrastrutture
Io ho inserito nel dossier di candidatura le infrastrutture che poi sono state realizzate negli anni successivi e va benissimo, l'importante è, come dire, iniziare. Poi chi taglia i nastri, guarda, credo che noi tutti che siamo stati sindaci sappiamo che magari noi tagliamo i nastri di chi è venuto prima di noi, altri tagliano quelli nostri, ma non ha importanza, l'importante è poter fare. Quindi io sono riuscita a inserire le infrastrutture. Sono riuscita a beneficiare del fatto che ho chiesto l'esenzione alla Presidenza del Consiglio dei grandi eventi per poter accelerare i processi di approvazione. Per questo motivo sono riuscita a far sì che molte delle infrastrutture fossero pronte per Expo e comunque andassero avanti in via in maniera molto celere. Io credo che questo tema delle lungaggini dei percorsi per arrivare all'approvazione dei progetti sia un tema che oggi debba essere affrontato, perché quando noi cerchiamo di attirare capitali internazionali, e vi assicuro che capitali internazionali sono pronti a venire nel nostro paese, ma la cosa di cui hanno paura è la burocrazia, i tempi lunghi. Quindi noi non siamo in grado di attirare tutti quei capitali che potremmo attirare per queste lungaggini riesci a bypassare se sei un grande evento o se hai un problema di protezione civile, ma se no non ci riesci. Quindi Expo è stato un game changer, sicuramente siamo riusciti a cambiare lo skyline di Milano, devo dire che aveva iniziato naturalmente il sindaco precedente, quindi c'è sempre un merito che va dato a chi ci ha preceduto. Grande, bellissima esperienza, ma se adesso dovessi dire, io credo che la possibilità di avere un mandato più lungo ci possa far affrontare anche, per esempio, quelle trasformazioni sociali, ambientali ed economiche che in questo momento ci sono e rispetto alle quali avere dei tempi di programmazione e di esecuzione più lunghi sicuramente potrebbero aiutare i sindaci in maniera significativa. Grazie. Grazie Letizia Moratti. Io credo che l'obiettivo largamente principale di questo governo sia quello di rendere normali e rapidi gli iter burocratici. Questo è il vero problema, perché noi non cresciamo da 30 anni. In 30 anni abbiamo cambiato 19 governi. E, insomma, sono stati tutti colori e di capacità diverse, ma insomma non è fosse un governo di scemi. Quindi se nessuno è riuscito a far crescere l'Italia significa che qualcosa non funziona nella macchina. Il problema è di rimettere in moto la macchina. Ci riuscirà la Meloni, non ci riuscirà, non lo so, lo vedremo, ma questo è il vero punto, al di là di tutto. E quindi questo poi naturalmente a valle, poi i sindaci devono garantire anche per quanto possibile l'efficienza dell'amministrazione, perché adesso ci sta questo terribile pericolo che ci danno i soldi al PNRR e non riusciamo a spenderli, e allora là diventa un problema davvero molto serio. Allora, c'è margine per due minuti di risposta sulla prospettiva. È imitabile la legge sui sindaci, è esportabile, Renzi dice sindaco d'Italia, primo ministro fatto in questo modo, addirittura modificare la legge elettorale, è esportabile o no? Due minuti a testa e poi le conclusioni col Presidente De Caro. Vai Enzo, dai. Questa legge sicuramente ha degli aspetti positivi, l'abbiamo detto sino adesso, è una delle poche riforme che ha funzionato, complessivamente ha funzionato con tutti i suoi limiti, con i vincoli eccetera. Se la paragoniamo per esempio alla legge con l'elezione diretta del Presidente della Regione, ha funzionato sicuramente meglio, ha dato più stabilità. È esportabile questo modello per livello nazionale? Io personalmente ho delle diffidenze a immaginare che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia eletto direttamente. Preferisco che ci sia un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, che ci siano delle procedure che allunghino in qualche misura il suo mandato. Penso che in un paese come l'Italia l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio apra più problemi di quanti non ne risolve. Credo viceversa che si possa rafforzare notevolmente la figura ancora oggi del sindaco eletto direttamente, per esempio eliminando la stortura incredibile del divieto del terzo mandato. Non c'è oggi nessuna ragione perché questo non ci sia, francamente non c'è nessun vantaggio. Insomma, guardate,
la remunerazione. Io ho fatto il sindaco, ho fatto il parlamentare, presidente di commissione, ministro, rappresento oggi l'Europa, i comuni, dopo Francesco Rutelli per la prima volta è un italiano oggi a guidare la commissione Civex al comitato delle regioni. Guardate, lo dico proprio schiettamente, la soddisfazione più grande che io ho avuto nella mia lunga milizia politica l'ho avuta da sindaco. E sai perché? Ma posso dirti sinceramente, perché quando hai fatto il ministro o il parlamentare, la gente non sa esattamente quello che tu fai. Se tu fai il sindaco della tua città e cambi il percorso di un autobus o sposti una fermata da una parte a un'altra, l'indomani mattina, da come ti guarda il barista da cui vai a prendere il caffè, da come ti prende il braccio quello che ti sta vicino, te lo stringe, tu hai capito perfettamente se quella scelta l'hai indovinata oppure no. È una soddisfazione straordinaria introdurre criteri di questo tipo anche ad altro livello, forse non sarebbe male. Grazie. Francesco Rutelli. Sì, due punti. Sul piano politico, fatemi dire che nella mia infanzia politica, ho lasciato politica da 10 anni, ho ricevuto tante perorazioni in favore di sistemi classici della democrazia, prevalentemente maggioritari, perché è maggioritario per il Parlamento quello inglese, first past the post, si è eletti in Parlamento anche con il 20% dei voti, con un voto in più. È maggioritario il sistema americano, ovviamente, con l'elezione di un presidente forte, e maggioritario il sistema francese con il semipresidenzialismo. Purtroppo quello che stiamo vedendo oggi è che i governi inglesi cadono in base a congiure, da ultimo, infrapartito. Il sistema americano... Come da noi nella Prima Repubblica, dai. Sì, ma in maniera impressionante, adesso non entro nei dettagli. Noi eravamo più eleganti. Avete letto le cronache su telecamere, microspie nei gabinetti di Westminster. Chiuso la parentesi. Il sistema americano vive una polarizzazione drammatica e una sua esasperazione costante. Il sistema francese ha visto in queste ultime settimane la prova che quello che appariva l'ineluttabile trascinamento nella maggioranza parlamentare della forza del Presidente della Repubblica eletto è svanita, determinando tutti questi casi un aggravamento della fiducia nella democrazia. Cioè, democrazia, due punti, potere del popolo. C'è il potere del popolo, ma se non c'è l'efficacia dell'adempimento, quindi al Parlamento di oggi mi permetto di segnalare come queste mitologie democratiche e buoni esempi democratici oggi richiamino fondamentalmente una crisi del rapporto con i cittadini, che tra l'altro si traduce in astensione pure lì. Francia alle suppletive vota il 20%, alle legislative vota il 40 dopo il presidente è stato eletto. Quindi il quadro è veramente, sapete bene, del sistema americano. Quindi, siccome ci sta a cuore che il processo democratico sia tale, la seconda notazione che vorrei fare invece riguarda l'efficacia dell'amministrazione. Io penso che un sindaco oggi si misuri con la enorme difficoltà delle macchine e del personale di cui dispongono. A me è capitato, lo racconto perché è vero, di andare a fare il giuramento per il matrimonio della mia ultima figlia in un municipio del mio comune. Si sono riuniti dipendenti, dirigenti, quadri, mi hanno detto: sindaco, lo sa che lei è l'ultimo che ha fatto un corso di formazione per noi? Allora, voglio dire, è passato un quarto di secolo, ragazzi, non voglio dire che Mario, Gigi, Peppe, eccetera, ma questo fatto è strutturale, molto serio, ma si associa all'altro grande aspetto, che è quello delle realizzazioni, dei risultati da ottenere, ovvero le macchine oggi purtroppo non ce la fanno a reggere il peso crescente degli affidamenti, e attenzione, il divorzio tra spesa corrente e investimenti è il dramma, credo, di ogni amministratore. Ed è in prospettiva, Bruno, il dramma del debito pubblico, perché sappiamo perfettamente che noi sulla spesa corrente possiamo correre, sugli investimenti siamo in ritardi straordinariamente cronici, e purtroppo il peso che si dà ai comuni, più ancora che ad altre istituzioni, per realizzare le opere è enorme. Un mio collega sindaco, cui ero affezionato, amava dire che le città, qui parlo delle città medie e medio-grandi ovviamente, sono come le lingue: o si trasformano
o muoiono. Le lingue morte sono quelle che sono rimaste immobili. La lingua che cambia è quella che recepisce le trasformazioni della cultura, del sentimento comune, acquisisce dei neologismi e vive. La città si deve trasformare. I sindaci, gli amministratori che non riescono a fare opere pubbliche visibili, concrete, in tempi credibili, avendo il personale in grado di bandire le gare, di controllare e gli strumenti per poter agire, rischiano di non ottemperare a tutte quelle aspettative che, come abbiamo detto oggi, la legge per l'elezione diretta dei sindaci ha ricordato. Dal che si tornerebbe, chiudo a proposito delle piazze che ha evocato, non parcheggi appunto, piazze Montecitorio, io l'ho tolto le automobili. Quando io sono entrato tra le prime volte in Parlamento c'era il parcheggio e non posso dimenticare la scena del vigile che si avvicina, fatemi finire in modo romanesco, che si avvicina a un signore che aveva parcheggiato qui a piazza Montecitorio, lo dico ai colleghi deputati, e gli dice no, ma come no, io lo lascio, no, e perché? Perché ci sono i deputati, ma io la chiudo. Questa, sono testimone di questa frase meravigliosa che allude alla cattiva percezione che c'era già allora, quindi resistete, contrattaccate e date ai sindaci gli strumenti non solo per decidere, per agire, ma per realizzare. Grazie Francesco Rutelli. Professor Castellani, modello esportabile? Dicevo, modello esportabile? Io credo di no anch'io, perché io non sono un esperto, non sono un politologo, sono un ingegnere che ha fatto il sindaco, però ho un grandissimo rispetto della Repubblica parlamentare. Io sono stato, come dire, istruito, un po' forgiato dentro questo tipo di approccio, no? Io penso che come hanno detto bene prima di me sia Enzo che Francesco, io credo che a quel livello alto, no, prevale di più l'aspetto, prevale di meno l'aspetto dell'efficacia amministrativa e prevalgono di più invece altri meccanismi di confronto, no? Quindi io penso che sia un modello che deve restare a livello delle amministrazioni locali. Letizia? Io penso anch'io la stessa cosa, ma soprattutto penso che in questa fase ci sia una grande responsabilità che è quella di rivedere l'architettura generale del sistema. Quindi, perché noi non possiamo pensare che, come dire, discutiamo di città e non, contemporaneamente non capiamo quali sono le implicazioni del discutere rispetto alle città e rispetto alle province. E discutere la legge di riforma, l'autonomia differenziata che impatta sulle regioni non può non metterci nelle condizioni di capire che comunque andranno delegate ulteriormente delle funzioni dalle regioni probabilmente di nuovo alle province, perché la riforma delle province è un'incompiuta. Giustamente prima è stato ricordato che i comuni hanno una bassissima autonomia impositiva, ma hanno delle funzioni che non sono le funzioni delegate dal governo, dallo Stato centrale, ma hanno delle funzioni proprie che derivano da leggi. Quindi c'è un'architettura complessiva del sistema che va visto e non è possibile pensare di approcciare questo problema mettendo facendo un emendamento sui comuni, un altro sulle province, un altro sulla devoluzione, sulle autonomie differenziate, un altro sul tema del presidenzialismo. Quindi io lo dico in maniera molto neutra, quindi senza nessuna, come dire, posso avere delle mie idee, ma io credo che l'obiettivo non possa che essere quello di avere una discussione approfondita sul sistema complessivo, perché è il sistema complessivo dal quale poi deriva la capacità di essere
rispondenti alle esigenze dei diversi livelli. In questo momento non è così. Le città hanno dei bilanci che per il 70% sono bilanci dedicati al welfare, ma non hanno un'imposizione che consente alle città di poter far fronte alle esigenze del welfare. Condividono i problemi del welfare con le regioni, perché sempre di più il tema sanità è collegato col tema delle politiche sociali, quindi c'è una necessità assoluta, a mio avviso, di rivedere il sistema, e sono molto d'accordo con chi prima diceva che il sistema deve essere rivisto partendo dal basso, quindi partendo dalle proposte che potrà fare ANCI, le proposte che farà la conferenza delle regioni, le proposte che verranno fatte da chi conosce e vive quotidianamente i problemi e che può portare un'esperienza nel massimo rispetto del Parlamento e del Governo, ma che può portare un'esperienza concreta sulla base appunto di quello che vive quotidianamente. Quindi la necessità di rivedere complessivamente il sistema, ma non a pezzi. Grazie. Posso chiedere ad un esperto di ingegneria costituzionale come Franco Bassanini di dirci in un telegramma se questo modello è esportabile o no? Forse non c'eri prima, ma in qualche modo l'avevo già detto prima. È molto diverso lo schema diciamo istituzionale a livello dei comuni e delle regioni rispetto a quello statale, e non a caso un modello tipo elezione diretta del sindaco nel mondo è stato sperimentato in un solo posto, in Israele, per alcuni anni e poi è stato lasciato cadere. Ma perché? Perché l'assemblea elettiva, nel caso dei comuni o delle regioni, disciplina l'attività locale, l'attività amministrativa, dà regole relative all'attività amministrativa, mentre l'assemblea legislativa a livello statale disciplina i diritti e le libertà dei cittadini, i rapporti tra i cittadini e le istituzioni, i limiti dei poteri di chi governa in generale. E allora un meccanismo che concentra tutta l'elezione nella scelta del capo dell'esecutivo che poi si trascina dietro la maggioranza parlamentare, rischia di non avere, di non dare quelle garanzie dei diritti e delle libertà dei cittadini, ed è la ragione per cui dove si è arrivati all'elezione diretta del capo dell'esecutivo, come nei sistemi presidenziali o semipresidenziali, l'elezione parlamentare è stata separata e può condurre anche ad avere delle assemblee legislative che hanno diverso orientamento politico, il che però oggi comporta un problema, il rischio della paralisi. È significativo che Biden abbia fatto la corsa nel mese successivo alle elezioni per farsi approvare tutti i provvedimenti possibili relativi al sostegno all'Ucraina, perché temeva che dopo insediato il nuovo congresso non glieli approvassero più. Allora forse sistemi parlamentari, ma con forti strumenti di rafforzamento della stabilità e della governabilità, come il cancellierato tedesco, sfiducia costruttiva e così via, possono avere diciamo dei risultati migliori, considerata la situazione in cui oggi ci troviamo di forte polarizzazione politica. Grazie. Però questa, Franco, è la mia, grazie, opinione. Franco. Allora, Presidente De Caro, mi pare uno dei temi della relazione era uscire dal vincolo del secondo mandato, e qui mi pare di aver trovato dei riscontri favorevoli. Sulla esportabilità? Non lo so, la mia opinione personale è che probabilmente si sente? La mia opinione personale è che probabilmente è esportabile il modello per il Presidente del Consiglio, non per il Presidente della Repubblica, visto il legame anche tra il Presidente della Repubblica, gli italiani, il Presidente della Repubblica che è stato scelto dai parlamentari, gli è stato chiesto dal basso di ricandidarsi nuovamente. Il Presidente del Consiglio in realtà è un sistema che proprio dopo l'elezione diretta dei sindaci del 93 ci ha portato alla fine a scegliere
il Presidente del Consiglio. Il primo caso è stato Berlusconi-Occhetto, no? Cambia, ho detto nella relazione, il sistema proprio elettorale e anche il modo di fare politica. Cambiano i talk, cambia la tribuna elettorale, quella tradizionale viene spazzata via e c'è il volto, la biografia, il curriculum che viene associato, l'empatia, l'umanità del soggetto candidato anche alla Presidenza del Consiglio. All'epoca sapevamo tutti che si votava per Berlusconi o Occhetto Presidente del Consiglio, l'ultima volta è indubbio che si votava tra Meloni, Letta e Conte come Presidente del Consiglio, quindi già lo facciamo in maniera indiretta, anche se poi la scelta del capo del governo avviene su base parlamentare con indicazione da parte del Presidente della Repubblica. Non credo sia esportabile per il Presidente della Repubblica, figura di garanzia che, ricordo, costituzionalmente viene eletta da una maggioranza qualificata dei parlamentari. Tu hai detto, Bruno, prima che il mestiere del sindaco è il mestiere più bello del mondo. Noi crediamo davvero che sia così, ma è così dopo il 93, perché quella legge ha dato stabilità e ci ha dato la possibilità di poter programmare, di poter cambiare. Prima, l'ho detto durante la mia relazione come una battuta, magari se fossimo nel sistema precedente, io sto qui a parlare con i miei colleghi, le mie colleghe sindaci, e contemporaneamente magari nella mia città i consiglieri comunali stavano scegliendo un altro sindaco per il giorno successivo, modificando la maggioranza o comunque modificando la figura del sindaco. È il mestiere più bello del mondo per tanti motivi, ci sono tanti problemi, il problema della responsabilità penale, l'abuso d'ufficio, la responsabilità erariale, l'emolumento che per fortuna non l'abbiamo nemmeno chiesto da un anno, si è anche modificato, ma io non dimentico che 3 anni fa il Presidente Mattarella ho dovuto portare 2 esempi concreti di 2 sindaci di comuni piccoli che con il loro nucleo familiare, dedicandosi completamente all'attività di sindaco, lasciando la propria attività professionale, avevano un emolumento inferiore a quello che avrebbero preso col reddito di cittadinanza, con la stessa composizione del nucleo familiare. Ci fu un primo adeguamento dell'emolumento almeno per i sindaci dei comuni più piccoli. Sei responsabile di qualunque cosa accada nella propria comunità, nella tua comunità, dal punto di vista penale, come se ci fosse il reato di ruolo, ma anche nei confronti dei cittadini, perché giustamente Francesco Rutelli ricordava l'opportunità che abbiamo, che è quella di comunicare con i nostri concittadini attraverso internet, attraverso i social. Quella possibilità però vale anche al contrario, Francesco, e ti assicuro, e lo sai bene anche tu, che quando scrivi qualcosa poi ti arrivano gli improperi su qualunque, sei responsabile della neve, se fa caldo, se fa freddo, se asfalti una strada e scrivi ho asfaltato una strada in via. Però se vai a ripulire Palazzo Vecchio ti applaudono tutti. E anche questo è vero, non tutti, perché anche Dario qualche protesta se l'è presa. E sei responsabile di qualunque cosa ti accade, se ti capita, come è successo a me, di scrivere stiamo rifacendo la pavimentazione stradale in via Bruno Bozzi, una strada periferica di accesso alla città, sotto c'è qualcuno che ti scrive e le periferie? È una strada periferica, oppure abbiamo inaugurato il campetto a Ceglie del Campo. Sindaco, ma quando facciamo qualche opera a Ceglie del Campo sembra un quartiere non appartenere a Bari, ma ho scritto che stiamo a Ceglie del Campo, ci sono alcuni che scrivono in automatico, però nonostante tutti questi problemi, io ci ho fatto anche, ho inciso una canzone anche, si chiamava È colpa di De Caro, l'ho anche cantata, rispetto alla responsabilità di qualunque cosa accade nella tua comunità. Comunque è il mestiere più bello del mondo, perché vivi l'emozione della tua comunità. È vero che vivi quelle emozioni legate ai problemi, alle difficoltà dei tuoi concittadini, però hai anche l'onore da sindaco di vivere l'emozione dei sogni e delle aspettative dei tuoi concittadini, e credo per un cittadino sia la cosa più bella che possa capitare. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie Presidente De Caro, grazie ai sindaci di ieri e di oggi, e buonasera a tutti, grazie.